Io sono la peripatetica del delivery. Questo è l'inizio della puntata. Pubblicità. Sì, finalmente è arrivata questa domanda. Ma Salvo Ficarra ha preso anche parte alle rapine che facevano. Sì. Ecco, vabbè, il passamontagna non te lo ricordi. Ciao mamma. Nel mio globo non c'è razzi di gomma. Poi ti spiego il trucchetto. Oh. Mi sono reso conto che non avevo più un centesimo. Da qualche parte devo cominciare. La prima consegna l'ho fatta a ottobre del 2019. Ti ricordi che cosa hai consegnato? E chi se lo scorda? Avevo una biciclettina elettrica. Come funziona fiscalmente? In nero. Stavo pensando di mettere delle foto dei piedi su Solo Tifosi. E dei bei piedi? Assolutamente. Tiriamoli fuori. Piede di Gaetano Santoro. Una tagliata alle unghie non sarebbe male. Dimenticate le interviste che mettono l'ospite a proprio agio. Scordatevi i complimenti forzati. Mettete una pietra sopra sulla ruffianeria. Qui indugiamo sullo scomodo. Scaviamo nel disagio. Affrontiamo le paure di petto. Non ci interessa quello che hai voglia di dire. Noi ti scusceremo quanti più segreti possibili. Spalancate l'anima e accomodatevi nella testa di Gaetano Santoro. Da musicista e imprenditore diventa rider per necessità. Fino a innamorarsi di questo lavoro. Mentre era in servizio lo hanno invitata ad una cosa a tre. Ma non è stata sempre rose e fiori. Infatti una volta dei ragazzini lo hanno mandato in ospedale. Io sono Giuseppe Cardinale. Io sono Vassilio Sortino. Benvenuti su Ego Riferite. Ciao, sono Gaetano, sono un rider e sono un ego riferito perché mi piace tanto parlare di me, sbeffeggiare, fare il politicamente scorretto. Mi trovo in questo bellissimo punto che è Pablo, Dio e Vinili. Dopo una lunghissima osservazione ho scelto Fabrizio De André, Tutti morimmo a stento, capolavoro. Ho portato due regali per le mie coscienze che, vista l'occasione, si trovano proprio qui. Li vedremo alla fine. Adesso che entrino le mie coscienze. Benvenuto, abbiamo distrutto già la televisione che è rotta. Collega, benvenuto. Eccoci. Collega, scusa un attimo che devo prendere un'ordinazione qui, intanto Vassilio ti presenta. Benissimo, allora Gaetano, devo fare la presentazione classica. Benvenuti a Ego Riferiti, il podcast che esalta il proprio io e che potete trovare ogni giovedì alle 21. Sì, sono qui sotto, via Rutelli 11. Sì, sono qui. Adesso glielo consegno, grazie. Sì, arrivo, mi apre. Ego Riferiti è ogni giovedì alle 21 su YouTube e Spotify. Potete trovarci in tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Allora, perché esiste Ego Riferiti? Perché noi vogliamo fare conoscere qui persone note al grande pubblico, ma non a un grandissimo pubblico. E qui con noi abbiamo Gaetano Santoro. Perché abbiamo te, che sei un rider? Perché tu rappresenti, diciamo, l'evoluzione di un lavoro che alla fine già c'era da sempre, che era quello del picciotto che ti portava la pizza a casa, ma tu, insomma, rappresenti coloro che ne hanno un po', diciamo, rappresenta quelli che hanno evoluto questo lavoro servendosi invece di tanti ristoranti, di tanti luoghi che tramite un'app possono, dove si può ordinare, insomma, permettono a quelli come te di portare da mangiare alle persone. Quindi, cioè, hai fatto un lavoro nobile. In estrema sintesi, tu guadagni sulla lagnosia degli altri. E noi, essendo un popolo di lagnosi, in quanto palermitani, che significa pigri per quelli oltre lo stretto, vai forte col lavoro, no? Un lavoro dove tu mi hai detto, diciamo, consegni dalle pizze agli strumenti sessuali, e dove però si caratterizza soprattutto a Palermo per un problema, che è quello della violenza. Però tu sei stato... nel mio globo non c'è la cosa cazzi di gomma. Com'è possibile? Poi ti spiego il trucchetto. Ah, ok, c'è un trucchetto. Dicevamo, il tuo lavoro si caratterizza anche per problemi legati alla violenza, nel senso che soprattutto a Palermo tu sei anche noto, sei anche andato, diciamo, sui giornali per essere stato picchiato nel corso del tuo lavoro. Prima di entrare nell'intervista vera e propria, io ringrazierei il pubblico che è qui con noi, grazie di essere qui, che tra l'altro c'è come sempre la graditissima Maria, ma anche Pampinella, come stai? Benvenuto. Bene, diciamo. Vieni a fare un saluto veloce qui davanti alla camera, che prima o poi ti intervisteremo, lo sai, perché sì, io sono innamorato della tua maglietta. Facciamo vedere la tua maglietta, dai, sempre. Di due parole, presenta di chi sei, cosa fai. Ciao, sono Domenico Pampinella, il Pampinella per chi mi segue nei social, sono amico di queste due coscienze, bello, brutto, vabbè. Lo ringrazieranno gli spettatori, però di solito ce n'è una più bella e una più brutta. Va bene, no? Taglia. Due parole. Va bene, due, infatti, due. Due e due. Perfetto, grazie Pampinella. Dicevamo Gaetano. Scusami,
Era un momento tranquillo. Grazie. Diciamo, grazie. Tu sei un rider che consegna in tutta la città, grazie a un sistema di app, diciamo, tutto quello che ordina la gente. La prima domanda che comunque noi facciamo sempre a Ego Riferiti. Ci dobbiamo mettere di nuovo, dobbiamo fermarci perché c'è Simona Bonomo. Oh, è tornata. Come stai? Dopo il grande successo della sua intervista che ha fatto un sacco di visualizzazioni. Come stai? Vedi, lei non ci ha querelato, lei. Come stai? No, l'avvocato. Come è andato Zelig? Aspetta, sono in futuro. Tu futuro sei. Sì, sono nel futuro. Mi sto... Quindi come è andata a Zelig? Di bene. Non lo dire. Bene. Dio, ha vinto Simona! Sì. Abbiamo vinto! Grazie di essere qui. Goditi questa intervista. Siediti. Allora, dicevamo, la prima domanda, la terza volta che dice sei stato violentato. Sì. No. La prima domanda che facciamo sempre a Ego Riferiti è questa: quando hai capito che sai fare quello che sai fare, tenendo conto che però tu non è che sei rider e basta, perché sei stato e sei un musicista, soprattutto di una band che se non sbaglio omaggiava Vasco Rossi, e soprattutto sei stato anche proprietario di un locale, quindi ci puoi raccontare da più punti di vista dell'uomo del giorno e della notte cosa è Palermo, quando hai imparato a fare quello che sai fare, quindi. Allora, ho imparato a fare quello che so fare quando mi sono reso conto che non avevo più un centesimo in tasca. Sincero, dopo l'avventura del locale del Vintage Club, ragazzi, ne sono uscito alla canale del gas. Dov'era questo locale? Ricordiamocelo. Il locale era in via Piccola Teatro Santa Cecilia, locale dove hai anche, mi pare che abbiamo lavorato anche, sì, anche insieme. L'ufficio stampa. Esatto, c'è stato l'ufficio stampa. Niente, dopo l'avventura del locale, Picciotti, non c'era più grano e la casa si doveva campare, quindi non avevi il tempo di poter realizzare quello che dovevi fare. Se non che allora un giorno di questi ho visto servizietto su TG5 dove che c'era questo... Ah, fanno pure servizietti su canale 5? Diciamo che ho visto un servizio, i servizietti li fanno... Okay, no, scusa, deformazione professionale mia. Dove che intervistavano praticamente questo rider che spiegava qual era... Siamo nel 2019... No, oggi è 2024, ho controllato. Sì, ah, eravamo. Okay. Fummo nel 2019 e insomma c'era questa intervista. Mi sono detto, vabbè, da qualche parte devo cominciare. Non posso stare tutto il giorno a casa a piangermi. Ho detto, vabbè, Picciotti, ci sbracciamo. Avevo una biciclettina di queste elettriche quando ho iniziato. E la prima consegna l'ho fatta a ottobre del 2019. Ti ricordi che cosa hai consegnato? E chi se lo scorda, la mia prima consegna è stata McDonald's, Piazza Castelnuovo, via Giovanni Maurigi, numero 5. Ah, cioè dicevo pure chi era? Sì. No. Se vuoi te lo dico. No, ma... cioè, magari era una persona che non voleva dire il suo indirizzo, però... Giovanni Maurigi ci sta mezzo. Mangiava male tanto. No, il McDonald's ci abbiamo mangiato l'altra volta io e lui, tra l'altro insieme. Noi siamo grandi fan, anzi se ci vuoi sponsorizzare, apertissimi. Non credo che... Vabbè. Ci proviamo. Gli buttiamo una pietra. E poi... ci ho perso 5 euro in quella consegna. Perché? In che senso? Vabbè ragazzi, nessuno nasce imparato, giusto? Sono sceso senza arresto e... il tizio pagava, non mi ricordo, 15 e qualcosa. Insomma, non avevi resta appresso. Ma ci appezzavo picciole. Però, vedendo quanto mi era stata pagata la consegna, vedendo quello che effettivamente avevo fatto, mi sono fatto due conti, ho detto allora ho lavorato tipo 10 minuti, ho guadagnato 6 euro e qualcosa perché erano le 11 di sera. Ho detto quindi se questa situazione si perpetra nel tempo potrei riuscire anche a, insomma diciamo che è partita tipo una specie di sequenza di Fibonacci mentale. Quindi è vero che è un lavoro redditizio anche se è pericoloso? È stato un lavoro redditizio. Ok. Perché poi che cosa è successo? È successo che è aumentata la domanda. Quando io entrai a fare il rider eravamo veramente pochi. Allora cosa faceva l'azienda per tenerci su strada, visto che c'erano poche consegne? Quelle poche consegne ce le pagava bene, dandoci la percezione che riuscivamo a portare cifre
astronomiche. Noi abbiamo raggiunto il picco dei guadagni quando c'è stato il Covid. Certo. Ragazzi, yeah, sotto il Covid noi abbiamo raggiunto il picco di guadagni e la pace dei sensi, perché in mezza strada non c'era nessuno. Quindi c'ero solo io, carabinieri, ambulanze, qualche barbone. Certo, deve essere stata una situazione comunque ai limiti dell'immaginabile, perché noi eravamo tutti rintanati nelle nostre case e tu invece eri un po'... Will Smith in Io sono leggenda, da solo, esatto, per strada, no? Esatto, esatto. È stata una situazione molto surreale ed è una cosa che non spero di non vivere mai più, ovviamente. Dipende, se ci si vaccina tutti. Se la gente avesse un poco di, come dire, di buon senso, però ormai il Covid mi pare che è bello e finito, non se ne sì, parla sì, più. Sì, fortunatamente sì, diciamo, fortunatamente sì. Dicono quando la dengue, però... Speriamo che non... Questa zanzara se ne va a fanculo. Comunque, sì. Dicevamo, durante il Covid io ho visto la città completamente deserta, ho visto il forum completamente deserto, ho visto... Ragazzi, quello che ho visto io non l'ha visto nessuno. Cioè, tu eri da solo per la città? Io ero da solo per la città. Cioè, tu non c'è stato un momento che eri davanti al Teatro Massimo completamente da solo? Sì, sì, sì. Io fossi stato al posto tuo, mi sarei tirato fuori il cazzo e mi sarei fatto una sega. A te chi ti vieta di pensare che io non l'abbia fatto? Quindi raccontami di più, raccontami di più. Com'è andata? Com'è chi andata? Ti chiedo di pensare che non l'abbia... raccontami di più, com'è andata? Cioè, è stato un orgasmo mostruoso. Hai sborrato sul leone? No, sulle balate proprio. Ah, proprio sulle balate. Proprio ci sono scivolato. Sulla tua stessa sborra? L'emozione, ragazzi. Però secondo me è stata un'esperienza mistica. Assolutamente mistica. Anche te la invidio. Sì, anche perché poi tu che cosa dici? Una cosa che minchia non la può fare nessuno, no? Allora, perché tu hai eiaculi quando sei con una donna? Perché quella donna ti ha scelto. E quindi tu hai quel... Intanto qua c'è la Ricco Bono che si sta eccitando, eh? Vabbè, niente, cose nostre, vai. Quindi ti viene... Quando tu sei davanti al Teatro Massimo, è come se il Teatro Massimo ti avesse scelto. Vieni qui, di qua! C'è della poesia in questo racconto, anche se una minchiata c'è la sua poesia. Allora, ma una cosa... Ma tu in questo momento hai lo zaino, vedo qui, di Glovo. Ma quindi tu sei un'esclusiva di Glovo? Può funzionare anche con Just Eat? Come funziona? Io sono la... Sono Just Eat, no, Deliveroo, no, Glovo, perché ce ne sono altre? Allora, io sono la puttana del delivery. Ah, nel ottimo, vero senso ottimo della parola. Questo è l'inizio della puntata. Io sono la puttana del delivery, comincerà così. La puttanella del delivery. No, io poi te lo dico io come la inizi la puntata. Vabbè, tranquillo, vai. Io lavoro per Glovo, Deliveroo. Ai tempi lavoravo per Uber, ma Uber ci ha snobbato. Uber Eats se n'è andato e ci ha snobbato. Ho lavorato anche per Just Eat, ma non mi sono trovato bene a livello contrattuale, quindi ho detto vabbè, vaffanculo, resto con Glovo. E lavoro anche da privato. Certo, perché la gente sa che fai questo e... Io giro con i bigliettini, col mio numero di telefono, vado nelle pizzerie, se tu hai bisogno di un rider, perché mi fa... Ma in questi casi specifici come funziona fiscalmente? Cioè, tu ti danno dei soldi in nero oppure sono dichiarati questi? In nero, chi dichiara? Ah no, per sapere, no, perché secondo me è interessantissimo come mercato. Quello che guadagno con Glovo è da dichiarare, perché chiaro, comunque vengono messe le fatture, c'è una partita IVA. Ma ragazzi, dobbiamo essere, come si dice, onesti. Onesti, politicamente scorretti. Ma su 1200 euro al mese, quando già gli va a pagare 300-350 euro di tasse, ma chi ti resta più in tasca? Nulla. Quindi devi arrotondare e allora... Scusa, visto che sei una puttana, a sto punto va a dare il culo. Ho un problema di emorroidi. Allora dai, fai i bocchini, cioè inventati qualcosa. No. Segue coi piedi, c'è qualcosa da devi fare venire in... Stavo mente. Pensando di mettere delle foto dei piedi su OnlyFans. E dei bei piedi, vediamo? Assolutamente tiriamoli sì. Tiriamoli fuori, vediamo sti ma piedi. Ma assolutamente sì, vediamo, anzi. Sti piedi. Guarda che c'è. Spettacolo, pubblicizziamo i piedi. Vassili, fammi la pubblicità di sto piede, alzalo. Piede di Gaetano Santoro, che una tagliata alle unghie, non sarebbe male.
Io adoro, adoro. Questa è energia. Spettacolo. Ora io la scarpa non me la metto più e vado su patata. Cioè, problema, non ci sono problemi. Qua se vuoi puoi pure piritiare. Non ancora non so. Al di là di diciamo questa parte divertente, cosa vuol dire fare il rider a Palermo? Che è diverso probabilmente che farlo a Piacenza, a Parma, in città più civilizzate. Cioè, tu ogni volta che esci di casa ti fai il segno della croce, immagino. Sì. Quando esco e quando rientro, soprattutto quando rientro. Allora, soprattutto cosa, se rientri. Allora, cosa significa fare il rider a Palermo? Intanto mi metto il calzino perché la mia stessa puzza mi sta devastando. Per gli amici del podcast potesse sentire. Ragazzi, faccio un dettaglio mentre ti... Io sono l'unico uomo, scusami. Che odia la puzza dei suoi piedi. Ci sta. Però ci le sta. Scarpe. Però è stato un gran momento. Che mia moglie sarà felice di vedere sta cosa. Come si chiama tua moglie? Chiara. Ciao Chiara, Chiara. No, ma Chiara è... lui la conosce, è l'essenza. Parleremo pure anche di Chiara. Intanto rispondi a Vassili, che è una domanda interessante. Allora, cosa significa essere rider a Palermo? Tornare a casa la sera, sì, ti fai la croce, ma poi hai la voglia di prendere un Kalashnikov, riversarti in mezzo alle strade in stile GTA e sparare. Senza... Sei molto simpatico. Sei molto simpatico. Perché... Ma quanti anni hai tu? 40 giugno. Perché siamo, cioè, secondo noi ci siamo incrociati da qualche altro periodo della nostra vita e cioè, me lo conferma il fatto che siamo amici su Facebook. Poi io l'ho scoperto stamattina. Cioè io non sapevo di averti fra gli amici. Ho scritto il tuo nome e cognome ed eravamo amici. Mi vuoi dare un bacio? No, magari poi ti lecco le palle, però davanti alla telecamera mi sembra poco cortese. Saperlo mi lavavo. No, cioè, no, ma a me piace la brusura, mi piace. Ah, fetish, va bene. Allora, nel corso della tua vita da rider, lo dicono le cronache ma dei giornali, tu sei stata vittima almeno due volte di violenza, come minimo. Almeno quello è certificato, diciamo, ai giornali. Una volta al Forum Palermo, una volta a Borgo Molara, se non ricordo male. No, cosa è Borgo successo? Molara non è... Okay. Ah, ok. Allora, comunque due volte sicuramente, perché me lo ricordo. Ragazzi, il Borgo Molara lo conosco. Cosa è successo? Allora, cosa è successo al forum? Arrivo per effettuare la consegna, per ritirare sto pacco. C'erano una ventina di piscialetti di questa portata, di quelli che ti vedono in mezzo alla strada e cominciano a fare... Perché ancora oggi tu a Palermo giri con la sacca e i bambini sono convinti di sentirsi toghi, sentirsi sì, sì, sì. Dicendo bravo! Io non li cago di sgriscio, entro, prendo il mio pacco e lo metto nella borsa. Da una parte c'erano i... Ah, stai parlando di cibo, scusami, quando hai detto prendo il mio pacco pensavo che eri ancora al massimo a farti le seghe, scusami. Aspetta. Prendi il mio pacco. La sega al massimo penso che sia stata qualche settimana dopo, dopo la violenza. No, okay, sì, sì, ti devi sfogare in qualche modo. Dove riversare la mia... Metto in borsa e mentre stavo andando nel... diciamo, mi accingevo ad accendere lo scooter, un cazzitello ricchissimo che mi cafudda praticamente un calcio nello zaino. Perché? Ora, istintivamente mi giro e gli dico, sei un coglione. Cioè, ora io, per colpa tua, non posso andare a fare la consegna perché la Coca-Cola si è rovesciata. Uno schifo, ragazzi, quello che succede. Ora, dico io. Ma tuo padre travaglia. No, mio padre non travaglia. Insomma, mi sono incazzato, che poi questo praticamente mi ha dato uno spintone. Minchia, ma era fuerte. Picciotti, un coso tanto, ma una forza mostruosa. Ma secondo me questi, chissà, panascino, già li mettono sotto allenamento, li portano al poligono. E chi c'hanno No, no, probabilmente... È successo anche un'altra cosa, se non ricordo male. È successo che io ero partito per inseguirlo. Siccome io sono notoriamente goffo, c'era un panino a terra. A quei tempi ero anche un po' più... Quindi... Praticamente sono scivolato sulla fetta di prosciutto e sono caduto con la faccia a terra. Questo qui però è staglio, questo è spettacolo per come lo stai raccontando. Per te sarà stato drammatico, ma visto, cioè, mentre lo racconti viene da ridere. A raccontarlo. Cioè non è che ti dici sono inciampato e sono caduto. Sono caduto sulla buccia di banana. Ecco, la caduta sulla buccia di banana. Nel momento in cui mi sono trovato per terra...
i ragazzini con molto garbo e molta educazione si sono avvicinati e hanno cominciato a cafottare calci, calcica. Infatti mi sono poi ritrovato a casa con le costole, quattro costole incrinate, la faccia tutta distrutta, insomma... Ma cioè, legalmente come è finita questa cosa? Tu legalmente denuncia verso ignoti, fatto. Allora, legalmente è finita che non ho neanche fatto la denuncia perché la polizia... Cava a fare, anche lo stesso ispettore che poi è venuto lì, ha detto, signor Santoro, lei può fare denuncia contro ignoti. Noi veniamo, pigliamo le immagini della telecamera, magari li identifichiamo, ma non possiamo fare niente. E quindi... Poi saranno stati puliti, cioè, non è comunque follia. La denuncia è libero, ma è una cosa che resta fine a se stessa. Sì. Ciao, fine della storia. E tu, diciamo, proprio nella tua esperienza di 5 anni su strada, nonostante le dichiarazioni del sindaco che continua a sostenere che questa è una città, diciamo, tranquilla, puoi sostenere che in questi 5 anni questa città è diventata sempre più violenta sulla base della tua esperienza diretta in strada? Assolutamente sì. Quali sono gli elementi che definiscono Palermo che diventa più violenta? Fammi tu ti avvicini esempi. Al semaforo, che ne so, a uno, una cazzata, stai camminando, magari sai, io sono una persona molto allegra, metto si le nota. Cuffiette, metti anche allegria, metto le cuffiette, perché poi comunque il lavoro di rider a me piace, è un lavoro dove tu sei libero, specialmente ora in primavera, senti... Tu hai la moto, no? Vai io ho uno scooter, okay. Sì. Quindi sai, è bello girare in città con la moto, poi Palermo è bella, tu giri per il centro storico, ti trovi sempre davanti il Teatro Massimo, la cattedrale, monumenti belli, vai a consegnare in palazzi antichi, sai, tutta questa edilizia, no? Quindi è bello, a me piace. Ma tu ti avvicini magari con lo scooter per i cazzi tuoi, hai la musica alle orecchie, ta 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 ta, magari ti giri, perché... ti giri e incroci lo sguardo del tizio in macchina. Che c'è tale? Veramente, ragazzi, è tipo film di malavita come horror. Ma questo magari è anche un problema mio. Però ti tagliano tutto con gli occhi torti. È invece qualcosa proprio di più drammatico con cui ti scontri, per dire, i semafori che ti suonano, che non ti danno le precedenze, che si infilano a cazzo. Allora, i semafori che non mi suonano, ormai mi ci sono abituato. Proprio li ignoro, perché se non vedo io il verde con i miei occhi, non passo. È inutile che loro dietro suonano, giusto, perché io non mi fido. E allora, non rispettano le precedenze, passano con il rosso e vogliono anche ragione. Sputano dai finestrini e ti arriva la sputazza in faccia, accendono il tergicristalli, sai, lo sputo, certo. E ti arriva l'acqua nel tergicristallo. Una volta mi sono permesso di avvicinarmi a uno che aveva buttato la sigaretta dal finestrino, quindi questa sigaretta mi è arrivata, mi ha bruciato un giubbotto. Io al semaforo successivo eravamo in via San Polo. Ma vicino al semaforo successivo, faccio, senta, guardi, ma si rende conto quello che mi ha fatto? Minchia, questo si gira e mi fa... È meglio che te ne vai, perché se no scippe vai suonato. È meglio che vai via, perché altrimenti prendi delle botte. Grazie per l'elaborazione. Anche in spagnolo. A posto. Ciao, brucia tutto quello che... Perché poi, che devi fare? Sì, è una giungla qui. Di solito... Cioè, lo dico per scherzare con i miei amici, qui a Palermo non ti danno la patente ma ti danno il porto d'armi, perché la macchina diventa veramente qualcosa di pericoloso nelle mani dei palermitani. La macchina è un'arma, poi il macchinone di solito ce l'ha uno col cervello piccolo, nella maggior parte dei casi anche il pisello, perché sì, più grande è la macchina più piccolo è l'arnese. Io che giro con un motorino hai il cazzone. Giusto, ci sta, sarà contenta tua moglie. Contenta mia moglie. Quelli che hanno il macchinone, ovviamente, e questo è un luogo comune che confermo, si sentono un cazzo e mezzo, perché devono stentarti il fatto che hanno il macchinone. Si prendono 3/4 di una corsia. Anche quando parcheggiano, diciamo. Parcheggiano in doppia fila, se ne fregano. Ragazzi, veramente,
come ti dicevo prima, io la sera arrivo a casa, mi chiudo gli occhi e immagino, me ne vado nel mio mondo dove mi immagino con un Kalashnikov. Comunque ti dà serenità questo sogno. Ognuno ha bisogno dei suoi rituali per tranquillizzarsi, no? Infatti gioco a GTA, non a caso. Tu poco fa alludevi al tuo peso, che qualche anno fa era un poco più... E quindi ti dicevo, siamo amici su Facebook e io ho trovato questa foto qua, che è del 2022, e subito accanto, vabbè, invece ci sei tu con questa, che forse è la prima dieta che hai fatto. No, questa è recente. Ok. La cosa che ti volevo chiedere è quanto ha inciso il tuo lavoro di rider in questo dimagrimento. Perché magari, non lo so, fare le scale e tenerti in movimento ha influito? Sicuramente tantissimo. Avrei fatto una dieta. Sì, certo. Quanti chili hai perso? 30. Allora, cosa ha influito? Intanto sul costo della benzina. Che ragazzi, 30 kg in meno da trasportare. È termodinamica, non è che... Vero. Quindi si risparmia sulla benzina. Che scuola hai fatto? Scientifico? No, il tecnico industriale. Ah, industriale, come mio fratello. Sì, però termodinamica conosci quello. La termodinamica ti insegna. Sì. Stato di usura dei freni. Perché giustamente... E anche un po' di velocità, perché giustamente essendo più leggero il moto... L'altra volta la sono vista brutta, perché che cosa è successo? Questo scooter, come tutti, ha la trazione posteriore. Io stavo partendo da un punto in cui c'erano le basole. Ora, ragionando ancora da persona... diciamo un po' più in carne, sapevo che quando posavo il culo nella sella la ruota di dietro si chiantava, quindi gli dovevo dare una certa spinta. L'altra volta mi ho squittato, che ho dato sta botta. E che è successo? Sghiddare a ruota. E come si dice in italiano sghiddare adesso? E quindi... Slittato. Per poco non mi rompevo una gamba. Allora lì mi sono detto, Gaetano, comincia a ragionare. E invece gli upgrade per quanto riguarda la salute? Allora, si scopa meglio, è questo. Diciamoci la vita, si scopa meglio. Che cazzo. A questo punto dici che dieta segui. Allora, la dieta che sto facendo io è la normalissima dieta che viene prescritta da un dietologo. Non c'è nessuna formula magica, c'è una cosa che sto facendo perché mi hanno trovato un problema di prediabete. Sto facendo le punture di liraglutide. Ok. L'Ozempic, il Saxenda. Sono dei farmaci che ti chiudono la fame, quindi grazie a questo la riesco a fare. Quindi che consiglio vorresti dare a chi magari si trova nella tua situazione di qualche anno fa e vorrebbe cominciare un percorso di dimagrimento, ma magari dice si sente impotente in qualche modo? Ok. Allora, amico mio, pingue. Che bella la parola pingue, vero? Mio pingue amico. O amica. O amica. Per ora mi rivolgo all'amico maschio. Ascolta quello che ti dice lo zio Tano. Mettiti davanti allo specchio e guardati il pene. Non ti pesare. Fai la primo mesetto di dieta, poi ti metti davanti allo specchio e te lo rimisuri. Ti faccio vedere che non la molli più. Minchia, ragazzi, un dietologo, questo qui è un guru, non è un dietologo. Dieta della minchia. La dieta della minchia, bravo, ragazzi. Raga, ma è la verità. Con te ha funzionato. Poi, altra cosa, misurati la circonferenza. Dopo due settimane te la rimisuri. Questo perché? Se tu ti fermi a guardare il peso, diventi pazzo, perché dimagrire non è perdere peso, dimagrire è rimpicciolirsi. Ma il peso a volte ti sale, ti scende, dipende da un miliardo di fattori. Allora, sono due cose che per gli uomini non possono... non puoi sbagliare. Misurati il pene, perché ti si leva sto grasso che te lo copre. Okay. E misurati le circonferenze, vedi che ti vanno scendere. Dici, ma sono sceso solo un chilo, però c'ho già 4 centimetri in me. Ti faccio vedere che non la molli più. E invece per quanto riguarda sport, ne hai fatto oppure...
Allora, come sport in questo momento non ne sto ancora facendo. Però fai comunque una vita molto movimentata. La mia vita è molto movimentata. Fino all'anno scorso, un paio d'anni fa, no, un anno e mezzo fa andavo in palestra. E stavo bene. Che mi stava cominciando a venire un po' la droga della palestra, no? Mm-hmm. Più corri, più l'adrenalina del running out, del runner. Poi per, insomma, smesso. Il lavoro. Sì, il lavoro era troppo pesante, non ce la facevo. Allora, c'è un problema, anzi ce ne sono due, che però possiamo risolvere in una maniera. Il primo problema è che tu sei troppo a tuo agio e questa cosa non va bene. Il secondo problema è che c'è la Bonomo che non ce la fa più a stare zitta. Quindi mi sono detto, io e Vassili ci togliamo dei coglioni, ti intervistano per 5 minuti le donne. Sì, che avevo delle domande da farti. Dai il microfono. Tu sei la cardinale, tu, quindi devi essere all'altezza. Accomodati. No, ancora. Accomodati lì. Ma sono sempre stata io cardinale. Oggi sono Vass. La cartelletta, cortesemente. È buona. Buonasera intanto a tutti. Intanto con la scusa le tocco le tette. Ma intanto presentatevi. Vabbè, tienilo tu in mano. Appena ci presentiamo. Vai, lo tengo in mano. Prego. Ciao, sono Maria, sono un abitué e loro due sono dei pezzi di merda perché ieri hanno fatto un'intervista e non ci hanno nominato. Ci hanno nominato lei che conoscono da 2 giorni e a me non mi hanno pensata. Quindi sono dei pezzi di merda. Pezzi di questo è da ieri. Cerchiamo di essere professionali. Sì, dai. Allora, posso? Vai. Una domanda per te. Poco fa, vabbè, a parte hai dato dei consigli agli uomini, poi alle donne te le sei dimenticate, non hai consigliato nulla. Sulla dieta, poi. Sì. Ma una cosa ancora più importante riguardo a Palermo e al tuo lavoro, poco fa dicevi che è bellissimo andare a consegnare in vari palazzi, ma io mi chiedo, riesci a guardare e guidare contemporaneamente senza cadere dentro una vortice aperta che abbiamo per strada? Assolutamente no. Perché io non riesco neanche a salutare mentre assolutamente cammino. Assolutamente no. Questo come lo mi lo ero risolvo? Fatto un'idea inizialmente sulle fosse, sui buchi. Forse l'amministrazione comunale qualche anno fa ha investito in zucchero a velo. Bravissimo, io pure, io penso la stessa cosa, oppure che piacciono troppo le rovine, le cose forse, antiche. Esatto, anche quella è una buona è idea, vero, è un che buon io penso che pensa. Non è normale quanto rischiamo la vita. No, detto tra noi, vai. No, secondo me l'ipotesi dello zucchero a velo è più carina. Perché c'è? Questo proprio te lo volevo chiedere. Non si perché spiega che a Palermo appena piove si aprono ste volarci. Ma anche quando non piove, ormai sono sempre là, fisse, diventano sempre più chiaro. E quanto ti fa male il collo quando guidi? Allora, non tanto il collo quanto la schiena. Infatti appena finisco qua, devo andare dall'osteopata. Te lo dovrebbe pagare il comune. Mi dovrebbe pagare tutto il comune. Ah, a proposito, ho una causa in corso col comune. Ragazzi, ma io non rientro più perché è più brava di me. Cioè, io non rientro allora, più. Avevo queste due. Ragazzi, andiamo. Noi nel Bassiglio non andiamo. Non è vero. Non potrei mai essere. Ma raccontaci questa cosa col comune. Ho una causa in corso col comune che finalmente forse è in risoluzione. Nel 2020... Allora, siamo nel 24, nel 2022, 2 anni fa, io sono caduto in una maniera veramente incredibile. Allora, mi trovavo, stavano facendo i lavori perché stavano rifacendo la strada su via Salvatore Corleone. Siamo zona forum. Io dovevo andare al forum e stavo andando da via Emiro Giafar. Allora, non ho preso la strada, non ho preso da via Filippo Pecorai, no? Perché c'era la strada scarificata. C'era via Salvatore Corleone che era stata fatta da poco. Quindi ho detto, scusami. Tranquillo. Quindi ho detto, minchia ragazzi, mi faccio via Salvatore Corleone che c'è tutto il manto nuovo, bellissimo, arrivo subito. C'era un buco. Anzi, solo uno. C'era che un abbandamento, mi sono rotto 4 costole. Hai fatto causa? Sì, c'è la cosa in corso. E che ti ha detto il comune? Che era evidente e quindi sono cazzi tuoi? No, l'avvocato mi ha detto tranquillamente non ti preoccupare perché il comune paga. Adesso, lo sai perché? Questa è stata grazie a un giudice di pace. Si è cambiato il tutto, perché prima il comune diceva che se tu cadevi dentro una buca perché volevi salutare tua cugina che era al marciapiede opposto, erano cazzi tuoi perché la buca era evidente. Lo sapevi questo? Adesso invece sta cambiando, grazie a Dio. Facciamo un applauso, però ci dobbiamo ribellare. Grazie, signor giudice.
Comunque, volevo proprio, ero curiosa di sapere come fai, perché io uso la macchina e non bestemmio mai, ma in certi casi sì, perché quando guidi la macchina sta cadendo a pezzi, pensa alla moto e le bici o i monopattini. Io quando guardo una persona in monopattino mi sembra un extraterrestre che... Come fa a arrivare vivo a casa la sera? L'unico modo l'unico modo a Palermo per poter viaggiare tranquillamente è avere la nuvoletta Spighi, quella di Goku. Ecco, bravo. Sì. O il teletrasporto. Rispetto alla prima domanda che ti avevo fatto lei, poi non ho detto niente. No, l'avevo interrotto io. Ho detto adesso ti tocca dirci come dimagrire alle donne. Ma tu non a fare niente. Grazie. Che cianzicchi, questa squaglianna solo. Cioè, onestamente. Cosa devono fare le donne per dimagrire? Ma quello che fanno gli uomini, dico... Misuratevi il cazzo. No, in quel caso credo che bisogna intanto una buona dose di autostima. Bravo. Perché mi rendo conto che... allora, chi è obeso, nella maggior parte dei casi, può esserlo per due motivi. Uno, per un problema ormonale, di tiroide, e lì si interviene. Due, per un problema di carenza di autostima. L'autostima, purtroppo, è, secondo me, la causa di un po' tutti i mali. Però se tu stai passando un brutto periodo, hai il morale basso, non devi cercare di compensare col cibo. E te lo dico... Beh. Ora ti sto guardando negli occhi, quindi penso, bravo, ti devi volere sempre bene. Un applauso io qua, penso sia fondamentale. Ci vuoi fare anche una domanda? Sei stata trattata male dal fidanzato, tuo padre non ti ha dato fiducia. Ti bullizzano. Questo vale per donne che per uomini, però purtroppo, ragazzi, il problema degli abusi sulle donne c'è. Quindi è ovvio che io mi rivolgo ad una donna dicendole: se tu sei grassa, sappi che sotto tutto quello strato di grasso, cioè, permettimi di dirlo, c'è il miracolo più bello che la natura abbia potuto fare, che è la donna, donatrice di vita. Se ce l'avessi te la darei, mi sto facendo innamorare. Io e tu ci facciamo i conti appena si spangono le telecamere. Allora, dimmi. Io lavoro in una gelateria, il signor Di Carbognano, non so se la conosci. Certo, ci siamo visti. Non mi ricordo. Notar Bartolo. Sì, io a Notar Bartolo lavoro. Capita spesso con i driver delle problematiche. Non so se tu le hai riscontrate, sai, voci, quindi tu essendo diretto vuoi... Rubano. Scusa, una cosa tecnica. Maria, quando parli tu, parlo il microfono io. Su di te. Okay. Quando parla lui, su lui. Vai, questa è una cosa tecnica. Allora. Pensavo fosse super direzionale. No, quello lì no. Quello sì. Purtroppo. Cioè, ce l'abbiamo questo qui, è direzionale, però vabbè... Ciao mamma! Allora, ci sono voci di corridoio, ci hanno detto che ci sono tattiche per cui due persone si occupano nello stesso ordine, uno sta in un punto, uno sta in un altro, si dividono il lavoro, scambiano pacchi, cose. No. È vero, no? Perché... Niente di più facile. Allora, quando ti arriva un ordine, io ora non so se ho l'applicazione a disposizione, aspetta. Pubblicità. Cerchiamo sponsor per questo fantastico programma, quindi fatevi avanti, no? Sì, certo, assolutamente. Ok. Assolutamente, questo programma merita di essere sponsorizzato, perché è fatto di gente vera. Allora. Ah, non stavi cercando l'app? No, non l'ha trovato. Non l'abbiamo. Allora, dicevamo, quando ti arriva un ordine, ti dicono: c'è un ordine alla gelateria il signor Di Carbognano. Ci vuoi andare? Sì, tu accetti. Io vengo da te alla gelateria, prendo il pacco e successivamente ho la possibilità di rifiutare. Cioè, dico a Glovo: no, guarda, non l'ho ritirato il pacco. Lo voglio riassegnare a un altro rider. Chiaramente questo lo fai perché hai altre consegne da fare o perché ti viene fuori zona? No, questa è la tattica che viene utilizzata per
rubare gli ordini, quindi okay. Tu arrivi là, ti prendi l'ordine, appena esci, prendi e dici riassegna l'ordine, l'applicazione assegna, vede questo tuo click come un atto di rifiuto dell'ordine, quando in realtà già tu hai gelati il suo, quello che è addosso. Te ne vai tranquillamente, dopo 2 minuti ti vedi spuntare l'altro driver, ma io l'ho consegnato. È finito. Così funziona. Rubano. Oppure a volte vanno a casa dei clienti, dicono che il cliente non ha voluto pagare, oppure si inventano che... Tutto via chat, no? Dicono al supporto, il cliente non è a casa, per regolamento dopo 10 minuti, se non viene rintracciato il cliente, tu te ne vai. Sai che fanno? Si mettono d'accordo con i clienti e dicono tu non rispondere. Va bene. Per esempio, gli porti 40 euro di McDonald's, gli dici se tu non rispondi al telefono io te lo faccio pagare 30 euro. No, vabbè, questo è assurdo. 15 e 15. Ma sei, cioè, dico... sicuro che o è un pensiero, ma quello è pensiero, sì. Bella. Se te l'hanno raccontato i tuoi colleghi, non è che mi hanno raccontato i fatti in modo da poter fare un esposto, certo. Ma è una cosa che sappiamo, che si sa, si sa. Vabbè, è vero, perché funziona pure con Groupon realmente, sì. Quando vai a un servizio. Comunque voi siete coetanei, ti suggerisco una domanda. Vai. Cioè, si è trovata ad affrontare un cambio di vita, ah. Che è una cosa che hai affrontato pure tu. Okay. Magari chiedigli dei consigli oppure delle lucidazioni sul suo cambio di vita. No, poi... no, purtroppo non ero presente, quindi non l'avevo sentita questa parte. Sul cambio di vita, comunque ti sei trovato... Avevo un'attività commerciale che purtroppo si è rivelata fallimentare. E mi sono reinventato. Mi sono dovuto reinventare, sì, sì. E sei fiero e orgoglioso di te perché comunque sei riuscito a reinventarti, che non è sempre semplice. Assolutamente, assolutamente. Ah, a proposito, posso fare una marchettina? Vai. Sto per finire il corso di Love Coach, coach relazionale. Quella. Se tutto va bene... Lasciami il numero a me, subito. Inizierò l'attività presto. Sono in attesa di miracoli. Sono in attesa di miracoli. Hai detto come si chiama l'azienda? No, non è un'azienda, lavorerò da solo. Sì, ma quelli che ti hanno formato come si chiama? L'azienda che mi ha formato, la scuola è la Oris Multimedia. Ah, ok, no. Vai, ora qua Maria sicuro ne abbiamo domande. Va? No, adesso Maria deve fare un sacco di domande perché vai. Un tema che... Allora, vuoi sapere chi è Love Coach? Non è uno psicologo e non è un mago. Nemmeno io, però intanto faccio la psicologa ai miei clienti in gelateria. Ah, no. Allora, il coaching relazionale è una disciplina che è stata iniziata negli anni 70 da Richard Bandler. Il pioniere della cosiddetta PNL, programmazione neurolinguistica. In pratica è stato capito, è stato studiato che con una serie di con una successione linguistica particolare e tutta una serie di accorgimenti si può arrivare a parlare al subconscio di una persona che sta attraversando un periodo di difficoltà. Da lì nasce il mental coaching, il life coaching, cioè il mental coaching, sì. Per poter riuscire, che ne so, lavorativamente, cioè quello alimentare. Io mi sono studiato un po' le persone con le quali mi trovo meglio a parlare e mi sono reso conto di essere portato per fare il love coach. Chi è il love coach? Tu vieni da me e mi dici, Gaetano, allora ascoltami, io sto passando questa situazione, mio marito mi tradisce ma io non ho il coraggio di affrontare la situazione. Perfetto, sediamoci e cominciamo a parlare. Quindi andiamo a vedere le tue caratteristiche comunicative, andiamo un po' indietro nel tempo, cerchiamo di capire perché tu non riesci ad affrontare tuo marito, da dove ti viene la paura, cerchiamo di sbloccarla, ci diamo un obiettivo e cerchiamo di raggiungerlo, oppure può chiamarmi Maria e può dirmi, ragazzi, io sono single da 3 anni, non riesco a trovare una persona che mi ami, perché ne trovo una e dopo 2 settimane mi posto, ne trovo 2 e mi dice che insomma è solo sesso, ma non riesco a trovare l'amore.
che cosa devo fare? Cominciamo a parlare, Maria, iniziamo, andiamo a ritroso, come sei cresciuto. Ci sono, cioè, tu cerchi sempre, scusami se ti interrompo, tu pensi sempre che la motivazione si, diciamo, parti da te stesso, il non 90% dall'altro. Sì, nel 90% dei casi il problema è dentro di te, dentro il tuo subconscio, ma tu neanche te ne rendi conto. Tu sei troppo buono, io penso invece un'altra cosa. Cosa? Ormai penso che uomini veri, ne sono rimasti pochi, scusate se lo dico, e anche donne, nel senso, non parlo, non sono, diciamo, categorica a livello proprio dal punto di vista sessuale, uomini o donne, però ci sono per esempio donne che perdono un sacco di tempo dietro a storie inesistenti, facendosi, diciamo, delle spippe mentali sul fatto, tipo, non mi risponderà perché gli ho scritto troppo velocemente. Sì. Non esistono le strategie, o ti caga o non ti caga, no? Assolutamente, ragazzi, non esiste nessuna strategia in amore esiste solo una cosa, sì. L'affetto incondizionato, il volere bene e il preoccuparsi per lo stato d'animo e di salute fisica e mentale del tuo partner. Bravo. Se tu pensi di volere il bene di una donna, della tua compagna, e non hai bisogno di mettere in atto nessuna strategia, allora hai vinto. Cioè, intendiamoci, io sono qua e vi sto parlando di seghe al massimo, di donne clienti che mi hanno invitato a entrare a casa sua tranquillamente. Ecco, mia moglie, ecco, guarda... questo io non c'ero, l'ha raccontato prima. No, no, ancora adesso... no. Scusate, ancora no. Io, Maria, vai, un'altra domanda. Tu, scusami, che quelli che non parlo, no, ma perché io parlo sempre. Per capita pure a me. Cioè, io ho aperto porte a persone con l'asciugamano, consegnavo il gelato, meno male non lo facciamo più. No. Persone anziane, di tutto di più. Essendo che cioè, quello che mi, con l'accappatoio, onestamente, ne valeva la pena. Quindi ancora no. No, io a questo punto no, che molesta. No, ho fatto così, togli attaccare così. Scusa, aspetta, ti do i soldi. Comunque, devo dire che voi siete abbastanza brave da non renderlo necessario, però per il nostro piacere potreste tirare fuori le tette. Le mie sono finte. Ma il piacere è vostro, non è nostro. Le mie sono diminuite. Io ci ho provato, andate avanti. Lui ci prova con bocchini, con cose, ve lo racconto. C'ha l'occhietto furbo. Vedi, lui è cinestetico. Lui è molto cinestetico. Lui. Parlate di voi, che di me si parla troppo. Vai. Dopo un'intervista a te, secondo dimmi me. Tutto. Stavi raccontando di quello che ti è successo. Le avance. Quando vai a consegnare, ti apre qualcuno, ti invita a entrare. Allora, premesso che tutti questi aneddoti sono noti a casa mia. No, meno male. Perché io mi capita la. Mi capita la discussione. Vado a casa e glielo racconto a mia moglie. Sai, è successo questo e quello. Tranquillissimo. Allora, io potrei fare un libro su questo e forse lo faccio. Metto un chat GTP e lo faccio. Allora, l'ultima è successa 2 settimane fa. Non vi dico il luogo perché qui effettivamente ci potrebbero essere dei riferimenti, certo. Molto, molto espliciti. Era un appartamentino adibito a garçonnière, presente? mi hanno ordinato questi qua il poké. E allora io arrivo a casa di sta palazzina. Non trovo il campanello, c'era interno 1, interno 2, interno 3. Io già quando c'è interno 1, interno 2, interno 3, già lo saccio. Da se ce va, sono ficcatoi. Ficcatoi, bello. La parte interno. Sì, infatti. Interno. Vabbè, non c'era scritto niente, stati zitto, non c'era scritto niente. Chiamo e non risponde nessuno. E allora... inizio ad aspettare i 10 minuti per andare. Minchia, niente. Insomma, a 6 minuti abbondanti, finalmente, mi richiama la cliente. Scusa, mi risponde una voce giovane, una ragazza, poteva avere 20-25 anni. Scusami se ti ho fatto aspettare. Per favore, puoi salire. Vabbè. È senza ascensore, c'ha chiaro. Di solito li faccio scendere. Io dico sempre o sali o tu puoi stare. No, se c'è l'ascensore io ti salgo, no? Senza problemi. Ma se io tu... sempre così dico. Vabbè, ma tu penso stai in un palazzo con l'ascensore. Se c'è a volte è rotto, non scendo. Vabbè, deve essere, sì, scherzo, per fortuna. Sì. Vabbè che mi sono capitati. Oh,
Cilefa, per favore, puoi salire. Va bene, salgo. Due piani a piedi, apro la porta, è una stanza grande, più o meno come questo ambiente. Dall'entrata si scorgeva questo letto grande, tutta stanza piana, proprio la tipica stanzetta di B&B adibito per quello. E mi esce il fidanzato, un bell'uomo di circa pure lui 20-25 anni, comincia a fare discorsi strani. Ah, ma dice, ma tu ora hai finito? Sì, erano 9:30, 10, era stanco. Quindi lui ti sì, chiede? Sì, sì, lui. Cioè, allora hai finito? Ha preso la scusa che stava cercando i soldi. Mm. Ah, ma quindi tu hai finito? Aspetta che vedo. Sì. E ora che fai? Cioè, se me ne vai a casa, mi affaccio una doccia. Che mezzo alla strada, tutto il giorno, penso. Che a questo senza... si gira e mi fa... Frate, ma qua non te la vuoi fare la doccia? La... Faccio, scusa un attimo, allora, sta succedendo veramente quello che penso io? Questo l'hai pensato, non l'hai detto? No, 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 gliel'ho detto, scusa un attimo, allora, sta veramente succedendo quello che penso io? Dice, a noi ci piacciono le cose un poco così strane, che fa, non vuoi entrare? Anche solo per guardare, e si vedeva sopra il letto. Magari ti avevano preparato i popcorn, la raga... tipo. No? Ma mi hanno potuto mangiare pure no, per guardarli. Ah, tipo cinema. Potevano pure pagare. Questa è bella. Si vedeva dal. Diciamo dalla stanza si vedeva sta ragazza, giovane, bionda, biondina, graziosa, distesa. Tipo la Venere di Botticelli. No, che Venere di Botticelli, si stava vedendo amici, cioè, è difficile immaginare la Venere che si vede amici. Quindi era distesa come quella del Titanic, tipo, quando lo aspettava sì, aveva sta maglietta messa addosso a coprire il seno, tipo come se si vergogna, solo aveva le mutandine in bella vista. Io l'ho vista, questa mi guardò, ma sorriso e detto, senti, allora, io ti ringrazio, perché onestamente, cioè, mi sento lusingato, non credo che a chiunque tu dici... Ma sei andata a controllare com'era lei prima di rispondere? No, ma si vedeva dalla porta. Ma si vedeva dalla porta. Scherzando, scherzavo. Io, guarda, veramente, mi sento lusingato. Io l'ho raccontato a mia moglie, ho detto, io mi sono sentito lusingato. Certo. Mai nessuno mi aveva proposto una cosa del genere. Però anche no, cioè, scusami, ma ti devo dire no. Dice, no, vabbè, compa, che c'entra? Io lo capisco. Visto la fede, dice, ma è per tua moglie? Sì, e portala, sì, portala. Porta pure a lei. Se mi diceva portala, fino alla bastonate, che dice, ma è perché sei sposato? Io ho detto, beh, sì, sono sposato, ma poi comunque, indipendentemente da tutto, no, non mi devi dire, sai cosa? Non mi piace. Comunque, lei, ma come ti ha detto che abbiamo parlato di non bullizzare le donne? Sto scherzando, alla fine ci eravamo indolignata. Come ti piace la scuola? Però mi sono sentito. Allora, ti dico la verità: ho provato dell'imbarazzo, però ragazzi, a cuore aperto mi sono sentito lusingato. Certo, comunque era un invito a partecipare. Ah, infatti, poi prima di andargliene, gliel'ho detto, ragazzi, scusate. Cos'è che va ispirato fiducia? Chi non credo che sia una questione fisica, ti devo ispirare fiducia, certo. Se mi devi infilare sotto, certo, le cose. Quella mi ha guardato e mi ha detto, non lo so, l'arancione ti dona, perché avevo la magliettina. Sarebbe stato bello, sai, come risposta. Ma l'abbiamo chiesto a quelli prima di te pure, eh? Non è che... Io, tipo... Adesso facciamo ritornare. Perché sono più bravi di noi, quindi... Sono più bravi di noi e hanno pure le tette, quindi... È stato un piacere. Non serviamo più. Vabbè, sono ancora qua ad ascoltarti. Asso mio, Cameron Diaz, mi dico. Soprattutto nella quella scena di quel film che ha del gel. Che io me ne rendo. Comunque ho dei sosie, ho delle sosie. Ah, sì. Che ferri. Sì. Ragazzi, io... Hai un viso particolare comunque. Prego. È un pezzo di sticchio, lo puoi dire. Cioè, se te lo diceva lei, entra in stanza e gli dicevi sì. Comunque è stato
stato bellissimo. Cioè, lui ha detto a lei non ha bisogno della dieta, quindi ha detto non si è girato verso di me, quindi io ne ho bisogno. Ha detto lei è bella e non si è girato verso di me. Niente. No, ma che no. Aspetta, io no, questa era perché non parlavi, quindi si è dimenticato a un certo punto. Infatti. No, perché mi sono sentito veramente attratto da lei. Forse l'amo. Chiara, ciao. Gaetano, okay, io so di anche... Senta, la vera cosa da sottolineare è che secondo... Io faccio il love coach. Cioè, secondo me loro sono state bravissime, ma tu dovresti fare un podcast da solo. Sì, cioè, tu sei un intrattenitore nato, ma perché vai in giro con lo zaino? Cioè, tu dovresti accendere una telecamera e parlare. Ma vuoi sapere la verità? Mi si dia. Ma quale ti si dia? È la tua vera anima. Lo so, non sei il primo che me lo dice, mi scoccia mettermi là, andare a cercare il podcast internet, cosa è la telecamera, il film. Una cosa più semplice. Fai delle dirette su TikTok, nei momenti di pausa fra una consegna e un'altra. Racconta delle cose quotidiane tue con questa verve. Cioè, tu hai raccontato una cosa divertentissima da solo, sostanzialmente. Secondo me anche in maniera coinvolgente, no? È un'idea. Ci possiamo... Tra le varie avventure vissute in radio a Palermo, e ripeto, ne ho scritto, quindi prendo la responsabilità di quello che dico, c'è stata anche una situazione paradossale in cui il proprietario di un locale ha picchiato il rider perché sosteneva che il rider chiedeva troppe volte che arrivasse il prodotto. Ma ti ricordi? Vero, e chi se la scorda sta cosa? Io ero pure là, tra l'altro. Cioè, non è che ho visto il pugno in faccia. Allora, c'è come in tutto, la verità poi se la sanno loro, sta in mezzo. Però una cosa io la voglio dire, io devo spezzare una lancia a favore del rider, perché non è il tipo di persona che potrebbe irritarti a tal punto, e voglio spezzare una lancia contro il titolare del locale perché è notoriamente uno stronzo. Mi dispiace. Non diciamo il locale perché altrimenti non diventa il nostro sponsor. Io so dove si trova, prendo la responsabilità. Non c'è bisogno di dirlo, però. Per me, infatti, in questo locale Glovo non ci va più. È una allora, il locale ce l'aveva per vizio di farti aspettare 2 ore, perché prima si... Mi scrivi qual è il locale qui senza dirlo, così lo leggo? Non lo dire però, eh? Sì. E allora, intanto, io ti dico che è in zona cattedrale, così. Ah, okay, ho capito qual è. Non è un segreto perché comunque... Basta cercare i giornali. Esatto. Insomma, è diciamo, a parte qual è, in una zona in cui forse non ha bisogno di gente che gli fa le consegne perché lavora molto con i turisti. Lavora con i turisti. Non scendiamo nei dettagli. Però se tu decidi di prenderti Glovo e di collaborare con Glovo, devi avere, come dire, l'elasticità mentale di capire che io sto cercando di portarmi un pezzo di pane a casa. Non ti dico fammelo subito, non ti dico fammelo immediatamente. Che ne so, ti fai un cliente e poi ti fai Glovo. Io invece lo faceva, prima si chiudeva tutti i conti ai clienti e poi veniva e ti diceva: ah, ma tu sei qua che aspetti? Cioè... Sì, 5 minuti, giusto? Sì. Ora sì. Magari il collega probabilmente gli avrà detto qualcosa tipo, non so, minchia, lattina svegliata, non può essere ogni volta che veniamo qua. Ma da qua ad arrivare a prendersi a pugni, cioè, secondo me il primo pugno l'ha scagliato lui, il titolare, picchi. Ma non è stata aprita un'inchiesta che dice qual è la verità? No, ancora non si sa niente. No, non se ne sa niente. Il collega tra l'altro è porasse che non lo vedo. Ma quando ci vediamo lui è tranquillo, Gaetano, abbracciamo no, però ci facciamo prio, ci parliamo in maniera educata. Ah, senti, io ho un ordine qui che devo portare a termine adesso, era le 14.34, no, qua. Via Mario Rotella, lei è il signor Santoro, no? Sì. Via Mario Rotella 11, aspetti un attimo che... Io ho detto, sono un collega. C'è nel Glovo di Giuseppe. Ah! Allora, praticamente lei mi aveva ordinato... Il suo subconscio mi aveva ordinato una dose di passione. Minchia, ragazzi, erano anni. Una tastiera. Non la vedevo. Cos'è, descrivila? Questa non ve la do più. Sono la poitaglia. Cioè, in realtà io ho messo le batterie ma non funziona benissimo. Cioè, perché non viene accesa da un po'. Però te la ricordi, eh? Certo, io Falla vedere in camera. Cos'è? È una pianolicchia, sostanzialmente. È una... Allora, questo è lo strumento che ha fatto diventare famosi Daft Punk. Bravo, vero.
C'è proprio questa marca, tra l'altro. Sì, sì, qui. I Daft Punk Acacia. Hanno cominciato con la batteria che c'era qua. Tink, 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 tink. Hanno cominciato... Sì, sì, Daft Punk sono diventati famosi con questa. Sì, sì, ci vuole... Niente, basta semplicemente aprirla, ripulirgli la scheda ed è sparita. Io perché te l'ho portata? Perché sai che sono un tizio, un pianolaro. E perché, cioè, intanto, cioè, cosa ti fa provare tenere in mano la tua passione? Cioè, la sintesi della tua passione, tenerla in mano. Cioè, tu hai accanto questo zaino, che è quello che ti dà da vivere, quello, probabilmente, è quello che ti dà da sognare, no? Sai cosa mi trasmette, Emanuele? Ora passiamo un po' alla parte drammatica. Mette tristezza. Mette un po' tristezza perché dopo l'esperienza del locale commista a tutta una serie di problematiche che si sono verificate come musicista, io non suono più. Questa è una brutta... Quanto? Da quando ho chiuso il locale. Questa è una brutta storia, questa. Ogni tanto suono per me, mi accendo la tastierina, il pianofortino, mi metto le cuffie, ma non ho più voglia. Vabbè. Perché la band si è sciolta. Fare una domanda a Maria. Non pensi che questo sia un errore che stai facendo con te stesso? È l'errore più colossale della mia vita. Però sai che c'è, Simona, sta portando dei benefici a mio figlio. Quando suonavo io, mio figlio mi guardava. E non diceva niente. Ora che io non suono più, lui emula il modo in cui suono io. Picciotti è bravo. Francesco è un mostro. No, un mostro, Dio. Cioè, non è Beethoven, non è Chopin. Quanti anni ha? Adesso mi fa 8 anni. Vabbè, ha tutto il tempo di migliorare. Ha tutta la vita davanti. Tu hai tutto il tempo di rifarlo. Te lo farò promettere. Prima di andare ti farò promettere questa cosa, sappilo. Vabbè. Però mi paghi il life coach, poi ti trovo il locale dove suonare, già ti faccio un invito pubblicamente, mi impegno, ma i sogni non devono essere lasciati da parte, perché abbiamo solo una vita e dura pochissimo. Hai ragione, è bello. Scusami. Te l'ho portata proprio con questo intento, cioè di ricordarti che comunque, cioè, non puoi mettere da parte una parte di te, perché io ti capisco, cioè per mandare avanti una famiglia è complicato metterci in mezzo anche i sogni. Aspetta, sto cercando di creare un momento emotivo e me l'hai interrotto 6 volte. Allora, è interessante che, cioè, quando tu l'hai vista, sei andata in brodo di giuggiole, perché ti ha ricordato magari quando hai imparato a suonare, no? Qual è la prima tastierina che hai avuto, te la ricordi? Era questa qui, bianca, di questa marca. Gialla. Era già, ma era comunque. Quanti lei. Anni avevi? La prima canzoncina che ho fatto io avevo 2 anni. Era fra Martino Campanaro, avevo una tastierina di questa. Non mi ricordo se questo è un organettino. Anche se non funziona, perché insomma non si accende, si dovrebbe pulire. Le note te le ricordi più o meno quali sono? Certo, no? Do re mi do mi fa sol, sol la sol fa mi do, sol fa mi do sol do. Cosa allora, ti fa provare a risuonare questa cosa? Ah, intanto mi fa sentire la voce di mio padre che mi diceva: Savè, ve ne abbirò piccini tu come suona! Cosa mi fa provare? Mi fa pensare... mi porta indietro... Allora, io il momento in cui ho suonato la prima volta lo ricordo. Mi ricordo che c'era tutta un'altra aria, c'era davanti era tutto trasparente, la vita, no? Non ancora poteva essere quello che vuole. Dice, ma la vita che fai ora? Non ci pensare, resta lì. C'era la protezione, perché ero piccolo, c'erano mamma e papà, c'era Toto Cutugno che cantava l'italiano, c'era Domenica Inn, che ti posso dire? C'era spazio per i sogni. C'era spazio per i sogni, sì, sì.
Ma attenzione, io non ho smesso di sognare. Non ho smesso. Non ti sei portato le cose dei sogni nella vita reale quando ti svegliavi? Esatto, sì. Io volevo veramente diventare qualcuno. No, qualcuno. Mi sarebbe piaciuto... Avere la tua voce. Sì, sì, bravo. Ma tu hai scritto delle canzoni tue? Nì, nel senso che io sono più bravo con la musica che con le parole. Potresti fare delle colonne sonore. Ennio Morricone ha fatto dei... Esatto, sì. Vinto degli Oscar, quello che anche mi piace, se a fine carriera. Quello che mi piace di più è la musica classica, la derivazione classica, rock, comunque tutto ciò che abbia un filo conduttore alla musica classica. Ragazzi, non mi parlate di jazz perché mi incazzo. Io lo odio il jazz, non ci posso fare niente. Saranno bravi, saranno virtuosi, però... Metto tutto tuo. No, ragazzi, per me... Allora, io sono molto conservatore, soprattutto... Ma a proposito di conservatore, hai fatto il conservatorio? Sì. O sei autodidatta? Sì, okay, sì, vai, sì, vai. Un po' di... Continua. Do, sol, do, punto, stop. Non ci sono cazzi, cioè per me è così. Chi suona, chi se ne intende di musica. Qualcuno di noi ha capito cosa voleva dire? Do, sol, do? Il giro di do è il giro di do. E basta, non c'è a mettere in tono niente. Ah, ok, adesso la canzone del sole, no? Sì. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. Stop, quella è l'amore. I virtuosismi li abbandoniamo. No, oddio, ci sono virtuosismi belli, però a certe volte il jazz mi pare un poco che si allungano troppo, bro, non lo so. Sarà un mio modo di vedere. Però, come ti dicevo, il fatto che io però non sto suonando sta dando molto beneficio a Francesco. Francesco è come me caratterialmente. Nelle cose ci deve sbattere la testa. Se tu vieni da me e mi dici: Gaetano, guarda, questo lo devi fare così, io te lo faccio al contrario. Se io mi metto invece da solo e cerco di capire come fare una cosa, la faccio. Quindi lui l'ascolta e ripete. Beh, e sulla la parte di tuo figlio, diciamo, la mettiamo da parte. Non pensi di dover essere anche un briciolo un po' più egoista e pensare a te? Assolutamente, cioè, ti devi prendere più tempo per la tua musica. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ci fai questa promessa e soprattutto la fai a Simone, altrimenti ci picchia? Sai che ti dico? Allora, facciamo che ti mando un video. Riprendo la tastiera dal box, perché ce l'ho chiusa giù al box. Ok. La mettiamo in coda da questa intervista. Ottimo. La mettiamo in coda all'intervista. Okay. Vediamo cosa ti posso suonare. Che okay. Ti suono? Basta. Magari suonaci qualcosa. Tu, suona, se non sbaglio, avevi un Vasco Rossi come mito. Aspetta. Sì, sì. Magari suonaci qualcosa non coperta da copyright, quindi qualcosa di tuo. Fai tu, inventa. Fai qualcosa di jazz. Bello, che ti piace. Mi sei piaciuto. No, di jazz no. Andiamo a Vasco Rossi, dai. Questa te la tolgo dalle mani. Anche così, ma al di là di tutto, al di là della band che avevi, tu mi puoi dare anche un doppio punto di vista su come si è evoluto o non evoluta negli ultimi anni la musica a Palermo? Perché l'hai vissuta da band, ma anche da proprietario dei locali. Esatto. Perché sembra che tutto stia andando a scemare nonostante i successi della rappresentante di lista, di Colapesce, di Martino e di tutto? Beh, e questa era una città dove si facevano, io ricordo, nei weekend a volte c'erano anche 100 concerti in un weekend. Io credo, e qua, se lo devo dire lo dico. Dillo. Vogliono sempre le stesse cose, ma non i titolari. I clienti che vanno nei locali vogliono sto jazz di merda voglio. No, magari. magari. Vogliono sempre le stesse cose. Io mi ricordo che quando avevo il locale ti mettevo... Comfortably Numb dei Pink Floyd, non ti entrava nessuno. Appena giravo e mettevo Shine on your crazy diamond, già con Ligabue qualcuno ti canticchiava. 883, quindi. Ma 883, North West, che, belle per carità, ma l'apoteosi tu la raggiungevi quando mettevi Maracaibo. Vale, forza 9, arrivavo e ti cominciavo dal nulla, finito il barraco e io vendevo. Perché il mio locale non è andato? Perché a me piace la musica a 360 gradi, sentire ogni sera Maracaibo, comprami, io sono in vendita e quant'altro, mi ha un poco pure destabilizzato. Cosa è successo? È successo che, ci possiamo confrontare, il mondo della vita notturna a Palermo ha subito un forte discernimento tra locali con, diciamo, dove i cosiddetti concept bar,
che sono quelli dove c'è un tema mantenuto e sono veramente pochi, e Tavinnazze. Prima c'erano più concept bar, quindi quello c'era e quello ti andavi a fare e ti, in qualche modo comunque, da ubriaco, apprendevi qualcosa di nuovo. Ora ci sono le tavernazze, dove lo sciocchino ti costa un euro, ti costa due euro, arrivi là, ti scassi, balli Maracaibo, picchi, è l'unica cosa che ti puoi, che ti dico, si favorisce l'ignoranza, si, non in tutti i locali, per fortuna, ma sai quali sono le zone. Sì, infatti c'è il Nautoscopio, mette la musica di merda. Io non ci sono stato mai al Nautoscopio, però penso che ci sia. Nautoscopio dove vado io, no, c'è la musica bellissima, sono amici nostri. Sì, aspetta, allora, il Nautoscopio è... Alla Cala. Quello che c'è alla Cala, sì, al Foro Italico. No, non ci sono mai stato. Dovresti venirci, dovresti andarci. Anche perché tipo nel fine settimana, già adesso, nel pomeriggio, si tira una bella aria. Sì, quindi già è... Sì, già weekend, sì. Però nel weekend. Perché no? Tornando alla vita da rider, a te è mai capitato di consegnare qualcosa a un amico e magari non sapere dove venire tu? Non ho capito. Ti è mai capitato di consegnare un prodotto a un amico facendo la vita da rider? Ah, gente che conosco, la voglio, ma pure anche ai miei cugini. Okay. Sì, sì. E non sapevano che dovessi arrivare tu? No, perché non... loro vedono Gaetano e la foto, però non lo sanno, non collegano. Come ti osservano? Nel senso che ti osservano come, diciamo, oddio, c'è Gaetano, mi pare Piatuso, oppure... Sì. Oddio, c'è Gaetano, mi pare Piatuso, sì. No, perché è un lavoro che è denigrante. Ma faglielo capire a loro. Io non sopporto quella finta commiserazione che hanno le persone quando vengono e mi dicono: ma tu fai un lavoro, veramente fai un lavoro che ti fa onore. Se tu me lo stai dicendo, non lo pensi. Infatti. Tu non mandare niente. No, mi è venuto in mente che c'è un film di Piff che si chiama Noi come stronzi rimanemmo a guardare. Mm-hmm. No, mai che visto. Dovresti guardarlo, perché parla di te, sostanzialmente. È un racconto, ovviamente poi esasperato, ma sui rider. Con un protagonista, Fabio De Luigi. E ti racconta proprio questa alienazione in generale, che poi c'è, insomma, una deriva drammaturgica interessante. Che lasciamo lì, però effettivamente c'è quella commiserazione, c'è quel guardare male le persone, c'è quell'essere infastiditi, quel non essere subito soddisfatti. Assolutamente. Insomma, c'è un'ipocrisia di fondo, e il film si intitola con un titolo lunghissimo, Albert Müller, e noi come stronzi rimanemmo a guardare, perché mentre dice il maestro Piff con lo sceneggiatore Martani, come si chiama l'altro? No. Quello con cui fa radio, non mi viene il nome, poverino, Astori. E dicono giustamente: mentre il mondo sta andando completamente a puttane, perché noi stiamo facendo diventare degli ingranaggi degli esseri umani, noi come stronzi siamo rimasti a guardare. Tu cosa ne pensi? Tu che fai parte di questo meccanismo? Allora, sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Però sai, col tempo ho imparato non tanto ad accettare quanto ad accogliere e a capire me stesso. Dice: che cosa vuoi dire? Se tu fai il rider, va bene, ok, perché vai a lavorare? Per portare a casa comunque un pezzo di pane. Lo porti? Sì, perfetto, basta. Non hai nient'altro da rimproverarti. I sogni li abbiamo avuti tutti da ragazzini. Io voglio diventare un cardiochirurgo, io voglio diventare il presidente della Repubblica. Tutti puntiamo alle stelle, ma se guardiamo tutti, se andiamo tutti in cielo, a terra, non ci resta nessuno. E allora io mi sono... Cazzo, la saggezza di quest'uomo è sconvolgente. Ho trovato la motivazione giusta per la quale io ho capito che devo stare a terra. Allora, tu sei una persona molto risolta, però io sono più che convinto che prima di arrivare così tu sei passato sotto dei ponti di merda, di quelli stratosferici. Ancora puzza. Cioè, qual è il... Cioè, come è fatta a diventare così forte? Perché c'è una fragilità sicuramente dentro questa corazza, davanti a questa maschera bellissima con cui ti stai presentando a noi. Io devo tornare a casa e devo portare serenità a mio figlio. E questo... Non posso permettermi che fare in modo che la giornata mi rovini, mi metta di cattivo umore, mi rovini, perché
E mio figlio non ha colpa. E questo è adesso. Riportami a quando ci stavi annegando nella merda. Cos'è successo? Allora. E come ne sei uscito? Allora, cos'è successo quando stavo annegando nella merda? È successo che eravamo in un periodo economicamente distrutto. Il locale aveva chiuso, avevamo lasciato una caterba di debiti, di insomma, l'impossibile. Successe che un giorno di questi ci trovavamo al supermercato, io e mia moglie. Da nulla, io... Parliamo prima di iniziare a fare globo, Mi giro verso mia moglie e le dico: Chiara, io non posso stare così. Dice: che cosa vuoi dire? Io devo rimettermi in gioco, mi devo sbracciare e mi devo rimettere in gioco. Non ti preoccupare, che piano piano le cose si sistemano. Detto d'altronde, lo fece mio padre negli anni duri, quando mio padre per me è stato un grande esempio. Lo fece mio padre quando nel 97-98 perse il lavoro. Dice: che cosa ha fatto tuo padre? Chi fece mio padre? Si è accattato quattro pisciate o scaro là al mercato ittico e se l'è andato a vendere in mezzo alla strada, e così si portava 50.000 lire al giorno. Così devo fare io. È inutile che aspettiamo è inutile aspettare che mi cade dal cielo il lavoro. Io mi devo svegliare la mattina, da oggi in poi, ho detto, qual è l'obiettivo della mia giornata? Portare a casa tot. Perché? Per garantire il benessere, sostentamento e serenità della mia famiglia. Quanto sono importanti i fallimenti per farci conoscere veramente noi stessi? Tantissimo. Tantissimo. Chi non ha fallito, chi non ha mai vissuto il fallimento, ha fallito con se stesso, sì. Devi fallire. In America il fallimento è vista come qualcosa di... Un'occasione. Sì, come un'occasione. Solo in Italia esiste. In Italia o comunque... dalle nostre parti esiste, sei un fallito. Ti è mai capitato che qualcuno ti dicesse proprio sei un fallito? Sì, a voglia, tantissimo. E perché? Perché... Cioè, con rabbia Con rabbia, sì, sì. Mai? C'è stato qualcuno che, non ti dico chi, mi ha anche detto: io non vorrei essere mai nei panni di tuo figlio. Minchia, quello mi ha distrutto. Allora, prima mi ha portato dolore, frustrazione, poi rabbia, poi grinta. È un po' come elaborare il lutto. Vai, vai, tranquilla. Io gli avrei risposto: io non vorrei mai avere un figlio come te. Ma io neanche io ho risposto, l'ho mandato a fanculo e gli ho detto semplicemente: vabbè, non ti preoccupare, i fatti poi ti daranno ragione. Tu adesso sei felice? Sì, io sono felice. Almeno sereno, cioè felicità è un concetto troppo... No, la felicità è quando muori. Quando muori poi... Cosa c'è dopo la morte? Allora, io non lo so cosa c'è dopo la morte, che non idea mi è ti dato sei saperlo. Fatto? Non mi è dato saperlo, però ho molta fiducia nella natura e sono sicuro che la natura ha sicuramente qualcosa in serbo per noi dopo la morte. Tornando alla termodinamica, l'energia non si crea, non si distrugge, ma si trasforma. Credo di sì. Sinceramente sì, sono un po' più filo orientale. Ok. Però sono una persona che crede molto alla natura. Quindi reincarnazione. Sì, sì, però sai qual è la cosa bella? Sono sicuro che la natura farà in modo che invecchiando, andando avanti con gli anni, accetterò sempre di più il concetto che la vita, così per come la conosco, deve finire. Credo che sarà proprio un processo di evoluzione mentale che ti porterà poi ad arrivare al, spero bene, ai 70, agli 80 anni, all'età fisiologica, con quella saggezza sufficiente che ti può permettere di... Ma tu sei talmente saggio che puoi morire anche fra 10 minuti. Ma io non voglio morire. Ma sei troppo saggio, papà. Ma piracchia, aspetta che mi tocco. Ascoltami, no. Tornando devo mettere in moto. Tornando ai tuoi locali, tu hai avuto qualcuno di famoso che è passato da te prima di sfondare, diceva poco fa lui, la rappresentante di lista o Di Martino, o comunque qualcuno che secondo te era bravo e aveva del talento, di cui ancora non si sa niente? Ma sì.
Ah, grazie. Sì, questo lo diciamo in continuazione noi. Ma sì. Però parlo proprio di artisti musicali. No. No, diciamo che... No, aspetta un attimo, che cazzo sto dicendo? No, allora, quando c'ho avuto... Allora, io ho avuto Claudio Terzo. Ah, nostro amico, amico mio. Ciao Claudiuzzo, sei un grande, se io ti seguo. Ma già Claudio comunque ha una sua... base. Una sua buona base, bravo, intelligente. E poi mi ci sono trovato benissimo a parlare con Claudio. Sembrava che eravamo connessi alla stessa maniera. Sì. Di famoso Gioacchino c'è stato. Cottone. Sì, Jack, che ha scritto quel... Ultimamente ha scritto un pezzo, Jack, molto bello, non mi ricordo come si intitola. Ed io vorrei rubarti l'anima. No, quella è la Gitana. Io sono innamorato di questa. La Gitana è bella. Ma io ne sono ha scritta una più recente, una ballad, che non mi ricordo. L'ho sentita, ma non mi ricordo bello, il titolo. Bello, mi è piaciuto. Mi ha dato molto l'impressione tipo di modale, vibrazioni. Sì, se resta su questo stile, secondo me, gli spacca il culo, perché è bravo. Poi che ho avuto di famoso? Oddio. Ma mi interessava di famoso, di bravo. Già hai detto due esempi di talento voler Mitano, che secondo me non hanno ancora trovato la strada per sfondare, ma sono bravi entrambi. Ma sono davvero bravi. Tra l'altro Claudio è stato a Sanremo Giovani, se non sbaglio. No, che io sappia no. Ricordavo male. È stato a fare delle cose a casa Sanremo, che è un festival parallelo a stato quello originale, quello principale. E poi, allora, nel panorama, diciamo, del mondo cover e tributi li ho avuti un po' tutti, Claudia, Fazzello con il Radio Baccano, Tributo Nannini, l'ho avuta anche in un'altra circostanza dove non faceva Tributo Nannini, ma mi ha fatto una versione di A Mano che ancora oggi penso, ed è qualcosa di fantastico, ho avuto un po' tutti. Diciamo il tuo gruppo? I tributari. Il mio gruppo non esiste più da un sacco di tempo, da quando ho aperto il locale. Tributo Vasco, non mi ricordo come si chiamava, Asilo Republic. L'ho dovuto chiudere perché poi aveva aperto il locale, non avevo più il tempo. È arrivato il momento di una reunion. Chiama e dillo ai tuoi colleghi. Quando volete, ragazzi. Nomi e cognomi. Allora, alla sono voce? Davide Mannino, bravo. Alessandro Lo Gioco al basso, alla chitarra c'era Massimo Mancuso, alla tastiera c'ero io. La groupie dei Pompini chi era? La groupie dei Pompini, mica è fondamentale. Non c'era la groupie dei Pompini, sai? Minchia, allora per questo avete sciolto il gruppo. Ma è vero, Poi scusa, poi Vasco Rossi, c'era qualcuno che portava la roba? Qualcuno ogni tanto si levava il reggiseno. Fammi vedere. Sì, vabbè, quello lì in realtà dico, la droga l'avevate. No. Mai drogato in vita mia. Ma porca puttana, come volevi, cioè, senza quella che vi fa i Pompini e senza drogarvi come dovevate sfondare? Ma chi se andando a fare la droga, bessa catariana mia, già impazzisci. Io sono una droga. Dovrei essere illegale. Gaetano, torno sempre lì alla vita da driver. Io talvolta quando giro in città in bici becco dei punti in cui dei tuoi colleghi si riuniscono sono in 10 in determinati punti, vedi il Politeama, vedi via Catania Alta. È perché vi riunite là la sera o perché sono dei punti strategici da dove partire? Sono dei punti che sono si sono affermati da soli, cioè non hanno un perché. All'inizio ci radunavamo in prossimità dei McDonald's perché erano i ristoranti dove c'erano più ordini, ma ora non c'è più questa cosa perché gli ordini arrivano un po' ovunque, dappertutto. Via Catania credo sia rimasto lì perché c'era Social Food. Ora non c'è più Social Food e i ragazzi di Social Food sono passati a Glovo, stazione centrale, perché vabbè c'è il portico, ti ripari dalla pioggia, ti sciarichi i tassenari ogni tanto, becchi qualche barbone, c'è sempre qualcosa di... Ma senti, visto che presto inizierai una carriera da influencer come ti abbiamo suggerito, partendo da TikTok, io volevo fare un test, volevo vedere se sei pronto a sponsorizzare dei prodotti. Va bene, vediamo. Allora, innanzitutto io dovrebbe fare uno spot a questo qua, Pititto. È una cosa personale, una cosa mia e di mio fratello. C'è un locale. Corso Vittorio Emanuele. No, Isola delle Femmine. Ah, Isola delle Femmine. Io ho scelto il nome. Ci sono scritte le cose qua, ma non come lo ricordo che cosa c'è scritto. Ho fatto il logo. Hamburgeria, polleria, pizza, logo.
L'hai scritto col Word praticamente. Sì, vabbè, non faccio un grande mestierante. Vabbè, insomma, se fare lo spottone di... Io rimango qua, vai, fai lo spottone di allora, Pititto. Allora, spottone di Pititto. Cari amici, vedete... Ok, cari amici, Pititto, ve lo sognate. Nel senso che se andate qua, mangiate come bestie. Mangiate bene, mangiate alla grande, mangiate in qualità. Hamburger, che cosa si mangia? Tu inventa. Che cosa vuoi mangiare? Hamburger alla grande. Allora, hamburger alla grande con la carne nostra. No, con la carne schifiata, con la carne nostra. Particolarità di Pititto, vi consiglio, ragazzi, la pizza romana. Dice, ma la pizza romana è la pizza che fanno ovunque, mangiatela da Pititto. Gli mettono il prosciutto, quello senza polifosfati, che è troppo buono, è la fine del mondo. Questo è anche pollo allo spiedo, Il pollo allo spiedo, ragazzi. Bio, pollo, campestre. Ora, siccome avete tutti l'ossessione del ma il pollo di batteria, vai a mangiare da Pititto, resti senza Pititto per chi mangi e te sazi. Mangi bene, il pollo è bio, buono. Panelle e crocchette fa mia madre, proprio, capito? Hai capito? Tutti i giorni. Se senti un assoluto. Di tu. Ora, tu immaginati la buona mamma... Enza. La buona signora Enza, che ha la pazienza, scusate la rima, di mettersi là, impaesare, fare... Le panelle fatte in casa e le crocche fatte in casa. Vedi che le crocche non sono facili da fare in casa. Vero. Io le faccio sempre e si scassano. Allora, numero uno, bravissimo. Però c'è una particolarità che non abbiamo detto: che la gente deve scoppare fino all'isola delle femmine, diventa complicato. Ma è bella l'isola delle femmine. Vabbè, se volete venire, mio fratello è lì e fa tutte queste cose. Che tra l'altro, soldi non me ne ha voluti dare. Mi ha detto, ti faccio lo spot, mi devi dare almeno 2 euro. Come mi si chiama tuo fratello? Piero. Allora, Piero, scrivi. No, però... Scrivi. No, il problema è che mi ha detto, anzi che te faccio mangiare gratis. Allora, effettivamente. Qualche volta non hai portato niente. No, ma devi venire lì, a te diventano fredde le cose. Beh, stasera andiamo. Una cena per me. No, vabbè, su questo abbiamo scherzato, ti sei riscaldato, ma... Noi in realtà aspiriamo a degli sponsor un po' più alti di Pititto, con tutto il bene che ho per Piero, mio fratello. Mm-hmm. Noi vorremmo arrivare a sponsorizzare la pasta, abbiamo questa nostra perversione che vorremmo arrivare a sponsorizzare la pasta, no? La pasta? Sì. E abbiamo questo sogno di sponsorizzare la pasta più buona del mondo. E tu dirai... Mosciarelli. No, questa non la vuoi fare. La pasta più buona è... Dimmi la marca, la pasta più buona del mondo è... Vabbè, pasta Barilla. No, qual è Barilla? No, la Barilla se vuoi venire pure. È che noi qua abbiamo... Non l'ho vista. La nostra pasta preferita è la Garofalo. Minchia, vero, sta pasta è buona, ragazzi. Ok, adesso mi riesci a fare uno spottone della Garofalo? Certo. Che cosa sono queste? Che tipo di pasta è? Allora, qui abbiamo dei ditaloni. E lì? E qui abbiamo dei ditalini. Ok, ditalini e ditaloni Garofalo, vai. Casualmente. Fai tu, spot. Allora... Pasta Garofalo, è la pasta fatta dal signor Garofalo. Ma giù, se non si chiamava Garofalo, si chiamava Boh Piacentini, ma non è il caso. Vi posso dire una cosa per la mia esperienza personale. Allora, i taloni e i ditalini non li ho mai assaggiati perché a me i ditalini non piacciono. Ora che comincia lui, dai, ditalini. Comunque, vi posso dire che qua della Garofalo io ci mangio gli spaghetti, ragazzi, sono veramente buoni. Minchia, trattengono il sugo bene e poi sono un termine palermitano. A paissar ressa ngridda. Ngridda. Manco lo so dire. Perché ora a fare la pasta sono tutti bravi. Teniamo l'altro così. Continua a parlare. A fare la pasta sono tutti bravi a vendere la pasta a 40 centesimi al chilo, che poi non c'è più la pasta a 40 centesimi. Però tu la metti appena sballi di 10 secondi, la cottura la puoi buttare. Invece questa ha una particolarità. La particolarità che è il tipo di grano che viene utilizzato fa sì che intanto ti attecchisce bene al sugo. No, vero? Non sto scherzando. No, ma sono serio. Non è una cosa fatta. Io, infatti, quando dobbiamo mangiare, tipo, che ne so, pasta con le cozze, le vongole, gli dico a mia moglie sempre, compra la pasta, Garofalo, non accattare la pasta, le posa, Lidl. Perché, minchia, una volta che me... Allora, il succo del discorso... Tanto Lidl è lo sponsor del podcast, però, vabbè, salutiamo gli amici del Lidl, vabbè. Non è la pasta marca Lidl, ci sono tante marche dentro Lidl. Così. Comunque fammi il claim finale. Pasta Garofalo, allora. Non solo di taline e di taloni, ma
anche spaghetti, vai. Vabbè, anche spaghetti, fusilli, tutto. Vabbè, perché piace a te, capito? Dicevo spaghetti. Un consiglio solo. Se tu devi mangiare un piatto di pasta con un condimento particolare, spendiglieli qualche centesimo in più, ma te la mangi buona. E con la pasta garofalo sei sicuro. Ottimo. Io comunque, cioè io ho la pasta garofalo perché mangio questa a casa. Cioè allora, è... IT06. Gaetano, allora, volendo utilizzare una frase un po' alla Kennedy, cosa potreste fare voi rider per migliorare la vostra vita e cosa potrebbe fare lo Stato per migliorare la vostra? Allora, noi rider per migliorare la nostra vita cosa dovremmo fare? Dovremmo cercare di restare un po' più in comunicazione tra di noi, che è una cosa che mi sono sempre proposto ma che non è mai andata in porto. Io ho sempre immaginato, io sono un radioamatore, mi sono sempre immaginato un mondo di rider tutti collegati con una piccola radiolina per le emergenze, per le varie cose. Per abbordare, i radioamatori lo fanno, i camionisti. I camionisti, sì. No, io diciamo... Scusa, non volevo distrarti dal racconto, volevo fare una battuta del cazzo. Cosa può fare lo Stato? Allora, prima cosa deve fare lo Stato? Sarà affari fatti... No, sto scherzando. Lo Stato deve semplicemente riconoscere ai lavoratori rider lo stato di lavoratori subordinati. Stato. Non l'ha fatto, non c'è una sentenza. Ci sono delle sentenze che però non sono applicabili perché mi dissero sono sentenze informative, una cosa del genere. Allora, insomma c'è ancora da lavorare burocraticamente. C'è ancora da lavorare. Allora, sì, noi abbiamo delle rubriche viste in questo podcast, una delle quali è parlare male di Fichi e Repicone. Hai mai avuto a che fare con loro? Sì, sia con uno che con l'altro. Raccontaci di più. Allora, Fichi e Repicone... Che tipi sono? Sono l'esatto opposto di quello che, sono nella TV. Quindi non sono simpatici? No, non sono né simpatici né antipatici. Però, allora, Ficarra di solito è quello più estroverso. Invece nella vita reale è molto introverso. Picone, a differenza di Ficarra, che dovrebbe rappresentare la parte introversa, nell'esterno è più introverso. E tu scusa, dove l'hai incontrati? Durante delle consegne allora, di cibo? No, allora, Ficarra, io ci ho visto un intero film con Francesco Benigno. Già fa ridere così, tu Francesco Benigno e Ficarra. Sì. Non devi dire più niente. Eravamo io Francesco Benigno, no, non mi ricordo di che circostanza, ma ti giuro, eravamo io Francesco Benigno. Eravamo io Francesco Benigno e Ficarra. Da lui aveva questa associazione, aveva fatto da poco il film, aveva fatto film sulla sua vita. Non sulla sua vita, era un film che parlava di cyberbullismo, molto bello tra l'altro, sai? Okay. Molto... Io ho visto Il colore viola, che insomma, che parla della sua vita. Il colore nel dolore. Il colore del dolore, bravissimo. Viola era Spielberg. Sì, quella era bella, infatti. Non è, devo dire che è un film completamente abominevole, però Il colore del dolore. No, però... non l'ho visto. Ti posso dire, ho visto questo del bullismo, mi ha colpito, perché non... Sai, allora, Francesco Benigno ci chiama lì per sempre Natale. Invece lì, ragazzi, ha trattato un argomento molto interessante, ha fatto anche una buona recitazione. E c'era Ficarra che lo vide. Ficarra è una persona molto precisa. Cioè... Quando finimmo di vedere questo film, Francesco chiese a Ficarra, allora... Ma perciò come te vai sto film? Cioè, perfetto. È l'isola dei famosi in questo momento. Dei famosi. Lui si aspettava un commento sulla sceneggiatura, invece Ficarra... Francesco allora, spiega... compà. Sì. Allora, compà, spiegami un attimo una cosa. C'è in questa parte, c'è questo piccolo tremolio della telecamera. È una cosa che hai voluto o c'è stato un problema nel cavalletto? Minchia, io tagliavo e dico... Minchia, di una precisione raccapricciata. Non gli ha dato un feedback sulla sceneggiatura, quello glielo diedi io. Picone invece, Picone lo vedi più spesso. L'ho incontrato al Politeama, l'ho incontrato...
sull'aereo una parata di volte, ci abbiamo fatto anche, abbiamo fatto dei voli insieme. Lui invece è più alla mano, vai compa, ciao. Ah, però picciotti su favolosi, come si fa a parlare male di Ficarra e Picone? Che ne so. Ma tu hai visto tutto quello che hanno fatto, che hanno prodotto? Non so se è tutto, però sì. Credo che mi manca solo... Non ho visto il primo Natale. Però okay. Poi l'ho visto tutto. Anche questo ultimo che è uscito con l'angelo. Esatto, Santo Cielo non l'ho visto. Ah, quindi ho visto Incastrati, visto. Ragazzi, è favolare, è geniale Incastrati. A me è piaciuta la prima stagione, la seconda un po' meno. E invece, sì, a me pure, bravo. Io ero lì, picchi l'hanno girato a Palermo, quindi io ero in giro a fare le consegne. Ed ero lì quando hanno fatto l'ultima scena. Ragazzi, spoiler, attenzione. Quando hanno fatto l'ultima scena. Fate salta di 40 secondi, vai. Quando hanno girato l'ultima scena con tutte queste lenzuola bianche appese, io ero lì che ho visto proprio come girava la scena. E mi ha emozionato perché mi ha ricordato, tornando a quando ero piccolo, anche un po' a capitoli bui della mia infanzia, tipo la fase, l'operazione felice, le lenzuola bianche appese, le stragi. E mi ha suggestionato molto, ero lì e molte scene le ho viste fare. Però no, fu geniale, fu. È stato davvero... Al di là dello scherzo che ci mettiamo noi sempre, ma sono veramente bravi, io li stimo. Tra l'altro stanno partecipando ad un progetto internazionale, una serie penso di Prime Video o Netflix, insomma non lo so, di una piattaforma comunque, adesso non ricordo quale, dove faranno Zorro. Lo Zorro è interpretato dall'attore di The Artist, insomma un francese, che fa proprio Zorro. Ficarra, da quello che si può vedere, farà Fernando, che quindi è lo sguattero di Zorro, di Diego della Vega. Davvero? Sì, e invece... Il servomuto? Il servomuto, probabilmente questo qui parla, comunque così a occhio e croce, chi può dirlo? E invece Picone, non ne ho la certezza, ma secondo me c'è pure nel film, perché l'altra volta c'è stato un evento pubblico dove hanno presentato il film di Giovanni Candelosi, che è andata benissimo questa premiere, e c'era lui fra gli ospiti intervenuti, aveva dei basettoni che non possono che essere di un'altra epoca e di un altro tempo, di un altro luogo. No, ma domanda, non ricordo, ma Salvo Ficarra ha preso anche parte alle rapine, quelle sì che facevano. Sì, era lui. Ecco, aveva il passamontagna, non te lo ricordi. No, ai Leoni di Sicilia? No, loro non ci sono. No, loro lì non ci sono. Ricordavo male. Ricordavo. Allora, però, volendo fare il collegamento, visto che abbiamo sfiorato il tema mafia attraverso Ficarra e Picone, noi abbiamo un'altra rubrica che si chiama Salutami la mafia. Cosa vuol dire? Tu, direttamente o indirettamente, nel corso della tua vita, hai avuto a che fare con dei malavitosi? Ancora oggi ho a che fare con i malavitosi. Non che ci... Intendi noi due, no? No... Non che ci... Facciamo che... le rapine con Ficarra pure noi. Ah, tempo è bello e ne andiamo avanti. Sì. C'ho a che fare perché, ragazzi, dipende dove vado a consegnare. Non è che sono tutti, come dire, persone rispettose della legge. Sappiamo che ci sono alcune zone. Quindi mangiano anche malavitosi. Voglio. Ci puoi mettere la firma. Lo dichiari qui a Ego Riferiti. Anche... E cacano? Cagano, voglio. Gli ha portato carta igienica. Quindi cacano. Racconta. Allora, i malavitosi, non ti dico dove sono, non esiste, ma lo sappiamo. I quartieri sono quelli. I quartieri su Kid. Ah, moni, dai. All'inizio, quando entravo dentro i quartieri, loro non lo sapevano che c'era Glovo. E quindi... Ma qua è che isso? Tatalevano. Che cosa c'è? Allora, dovevi... Tu non... Io non sapevo come mi dovevo relazionare con questa gente, no? Perché comunque entravo, all'inizio ti parlo, quando ancora c'era poca diffusione del servizio, entravo in una piazza, in una nota piazza di spaccio per andare a consegnare, va bene? E allora c'era sempre la vedetta messa là che ti guardava e diceva che cosa è? Allora gli ho detto, le cose sono due. O gli faccio vedere che ho paura, oppure gli faccio vedere che sono tranquillo. Ma come faccio a fargli vedere che sono tranquillo?
Senti, ti sei tirato fuori il cazzo e ti sei fatto una sega come hai fatto quella volta? No, da se l'avessero fatto arrossito, credimi. Tipo salsiccia. No, no. Allora, senti qua, santa pazienza. Buonasera, senta, devo andare a consegnare qua. Che faremo sapere le donne? Me la fa sta cortesia? Col tempo, piano piano. Si sono abituati all'idea che nelle piazze malfamate, nei posti malfamati, c'entra pure Glovo. Ma non sono tutti che ci possono entrare. Nel senso, se tu ci entri, moto, te la fai la consegna e te ne vai, allora ci puoi entrare. Ma se tu già ci entri e ti cominci a guardare intorno, cose, non ti fanno niente, non ti alzano le mani, ma ti fanno capire che ti devi levare dalle panne. È da tanto che non parla, facciamo parlare anche Simona, se no gli scoppia. Se per caso ti capitava di fare una consegna a Messina denaro, l'avresti detto a qualcuno? È successo, no? Ma io che ne so se ho consegnato a Messina denaro. Ma come tu conosci? No! Sto scherzando. Allora, il discorso è che di Messina denaro io ne sapevo e ne so ancora poco. Sì. Perché i vecchi mafiosi che conosco, che abbiamo visto in TV, cose, Totorrina, Provenzano, cose, di Messina denaro... Sì, effettivamente... Si è mimetizzato talmente bene che probabilmente l'abbiamo incrociato tutti a Palermo, ma nessuno sapeva che era lui. Nessuno ci ha capito niente. Ormai, con i profili Facebook che si fanno a 6 anni, i bambini, nessuno potrà mai essere nascosto come è stato nascosto lui, però... Ma lui era nascosto in mezzo a noi. Sì, sì, infatti. Cioè, la follia è quella. Lo cercavano alle Honduras, in Honduras, alle Bahamas, chi darà. Probabilmente non saremmo mai tutta la storia. Ma è morto. Sì, è deceduto da qualche mese. Ma Maria vuole dire qualcosa, vai. Cos'è la cosa più strana che hai consegnato? Sì, finalmente è arrivata questa domanda. Argomento a piacere, avevo studiato. Tenetevi forte, ragazzi. Questo è pure da mettere nell'intro. Sì, no, questo è l'intro. Un bambino. Ma in che senso? Fermi tutti. Ma il telefono azzurro lo sa. Un bambino. Vivo? Ma cosa vivo sta succedendo, ragazzi? Allora. Dici di più. Gaetano la cicogna. Mi date un po' d'acqua, mi si sta seccando l'esistenza qua. Comunque fa molto ridere la questione. Non però... ci ho dormito stanotte, dove non vedevo l'ora di venire qua e di dirlo, un bambino. È l'argomento a piacere, cazzo, te lo sei preparato, ce lo dovevi dire. Noi che siamo della commissione amici tuoi, ce ma lo sapevo dire. Che mi sarebbe. Racconta, arriva sul tuo cellulare, no. Allora, arriva sul mio cellulare una richiesta di, si chiamano Chiero, ovvero di tutto e di più. Mm-hmm. Cioè, tu tramite Glovo puoi chiedere al rider di andare a casa, che ne so, del Buonturi, per esempio, perché tornando ho dimenticato le chiavi, quindi anziché tornarci io, dalla gnosia, come certo, dici. Certo, certo. Perfetto. Quindi dico, vai a casa di Turi, in via Tal dei Quali, prendi questo mazzo di chiavi e me lo porti qua. Mi arriva una roba, una cosa del genere, di tutto e di più, Chiero. Per andare in via ora, non, cioè me lo ricordo ma non col cavolo che ve lo dico, per andare a fine da un'altra parte. Era una giornata di pioggia, quindi io ero in scooter sotto l'acqua battente. L'età del bambino? L'età che avrebbe Francesco, 8 anni, 7 anni, è stato un annetto fa sta cosa. E tu hai consegnato questo bambino di 8 anni. Aspetta. Hai consegnato questo bambino di 8 anni al pedofilo. È stata la richiesta più assurda. Suonare tu. Scende sta signora, questo bambino con un berrettino, il cappottino, tutte cose, e mi fa: tenga. Chi è cane? Sì, signora, ma che cosa è? E il pacco dov'è? Perché c'era scritto nella descrizione pacco generico. E il pacco dov'è? No, dice, è mio figlio. Mi deve fare una cortesia, glielo deve portare a mio marito. Sì, signora, ma lei sta pazziando. Magari mi ci risa a ridere. Ma che storia è?
costa meno di un taxi, oggettivamente. Cazzo, è vero. Perché costa meno del taxi? È anche un po' più pericoloso, faccio, però. Signora... Perché, cioè, nel caso di Francesco, magari sarebbe andata anche a buon fine la consegna. Ma... Sì, 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 ma sì, sì. Sta scherzando. No, e vabbè. Se con moglie buono, picciriddu, si mette dietro. E lei ci opetta a me marito, perché avevamo la separazione, il marito le ha resi domicilio. Ti dico proprio disagio. Signora, ma sta scherzando, ma io non posso pittare a suo figlio. Perché io non so pittare? Un giusto dice, no, io lo pittare sì. Allora, signora, punto primo. L'assicurazione. Cioè, l'RC nello scooter ce l'ho, giusto? Ma ha delle limitazioni. Non sono autorizzato. Punto terzo. Me levano, se ma di ogni scansa mi fermano i vigili e mi chiedono delucidazioni su chi fosse il bambino. Ma tu chi sei? Che ci fai qua con Globo? A me mi levano la patente, la licenza, se venne a pigliare un mio figlio. E ti mette le mani in galera. A lei ci mandano l'assistente sociale, ci levano i pc. Ma che ti sta passando per il cervello? Che tra l'altro tu sei andato via e l'ha fatto con un altro, sicuro. Sì, questo vuol dire che l'aveva fatto anche in passato. L'aveva fatto anche in passato, evidentemente. Era la prima volta. Io infatti gliel'ho detto, signora, ma lei già l'ha fatto in passato. No, l'ho fatto ora, picchi. Non volevo chiamare il taxi. No, signora, le deve chiamare il taxi. Mi dispiace. Deve chiamare il taxi. Anzi, faccio, guardi, glielo chiamo pure io, perché rider e tassi, almeno io con i tassisti ho un buon rapporto. E quindi c'è magari uno ho sconto. Chiamato, esatto, ho chiamato un mio amico conoscente tuo. Tassista. Il conoscente tassista mi ha detto, io col cavolo che mi porto il bambino. È lo stesso concetto. Non me lo posso portare, perché l'età minima per salire sul taxi è 18 età. Anni. Sì. Cioè, quindi la signora non può fare niente. L'unica cosa che può fare è ci può telefonare. Ho zio, alla tuo zio, e su fatte sua, sa sprughia non c'è. Detto signora, non si permetta mai più a fare una cosa del genere. Perché io salutami Jimi Hendrix. Te la spiega lui. Ciao. Salutami Jimi Hendrix. È una rubrica che abbiamo noi dove chiediamo alla persona che intervistiamo. Abbiamo parlato poco fa di Benigno e Figaro. Ma chi è la persona più famosa che hai conosciuto nella tua vita? Magari la più famosa a cui hai consegnato qualcosa, così sappiamo dove abita. A Roy Paci ho consegnato. Certo, so pure io dove abita per un... Infatti, per una, ci sono entrato per una gabbola di... C'è uno studio di registrazione che io, ragazzi, lì ho avuto 7 orgasmi, mamma. Certo, perché quello lì è il tuo sogno. Anche a casa di Roy Paci. La persona più famosa che abbia mai incontrato. Oddio. A parte Turi. Il buon Turi. La persona più famosa che abbia mai incontrato è stata Maurizio Solieri. Uh-huh. Ok, ma quindi è un il musicista di Vasco Rossi. Ah, ok. Ma l'ho spanculato. Perché? Allora, Maurizio Solieri se era... Se non è colpa d'Alfredo. Chitarrista, se non ricordo. Sì. Ma anche Vasco l'ha spanculato più volte, quindi... Chi è che l'ha regalattare? Allora, erano praticamente... Facevano un tributo a Vasco a Caltanissetta. Mia moglie, fan pazza di Vasco e di tutta la band, voleva vedere Maurizio Solieri. Riusciamo a trovare un accordo con la security che inizia a far andare dietro le quinte, nel backstage, no, capannone praticamente, le persone a farsi le foto. Per ultimo c'ero io. Una volta che sono entrato, gli ho detto a mia moglie, vabbè, vacci, ti fai la foto, tutte cose. E dice, no, maestro, buonasera. E lui era seduto nel divano che stava parlando con una ragazza, con una persona dell'entourage sicuramente. Però era nervoso. Era nervoso perché loro dovevano suonare musica rock. E in attesa di suonare sul palco, il DJ si era permesso di mettere della musica dance. E lui era nervoso per questa cosa, perché voleva... Ah, aveva cioè, visto... Insomma, la tua stessa reazione quando ascolti il jazz. No, io non l'ho sta reazione quando ascolto il jazz. Sto scherzando, vai. Era nervoso perché non riusciva a concentrarsi. Aveva bisogno lui di sentire il rock per poter suonare il rock. Quindi sentire Bob Sinclair lo infastidiva. Cioè, cose allucinanti. E allora mia moglie ci andò per andargli a chiedere, per favore mi fa l'autografo. E si avvicinò verso il tizio della sicurezza. Io ho detto, basta, fallo andare. Io che c'ho l'orecchio fino,
ho sentito che parlava con la collega dell'entourage dicendo: ti pare, ancora io sarò, avrò anche un'età, ma vedi che le gruppi vengono ancora, minchia, è diventato un pazzo. Mi sono avvicinato e ho detto: te ne devi andare a fare in culo, tu e la tua testa malata, quella è mia moglie, non è una gruppi, vaffanculo tu, fa scorrere tutti. Numero uno. È lo sfanculato di brutto. Salutiamo. Maurizio, lei è una bravissima persona. Quel giorno aveva dato una storta e vabbè, cosa che capita? Apriamo i regali? Apriamo i regali. Apriamo i regali. Niente di speciale, due banalissime magliettine da Raider. Questo è già stito. Che belli, io quelle arancione che fa scopare, sono felicissimo. Sono felicissimo. Consegni con questo e a fare scambio di coppia. Da notare che sogno, adoro. Da notare la misura. No, ma secondo me va benissimo, questa, va benissimo. Bella grande, A me tocca con l'azienda. Delivero, ti becchi delivero. Perché se ti dovevo portare realmente qualcosa che simboleggiasse il mio lavoro, avrei dovuto portarti un bambino. In effetti al lato della mia famiglia però la manca, quindi... Comunque sei troppo simpatico, devi venire più spesso, anche come pubblico, venici a trovare, ma quando sì, vuoi. Sì, dai, a me fa piacere. A lei. Oh, grazie. A conoscenza. Grazie, facciamo. Ah, che bello. La presenza di questa bella gente, altrimenti portavo qualcosina anche per loro, ma spero che la mia... No, lei preferisce vibratori, lui cocaina e lei... No, lei cazzi di gomma. Lei invece i libri per le preghiere. Ognuno è il suo. Mistico, a proposito di cazzico, ma tu hai detto, mi dicevi un altro andato, ho chiesto se volevi fare questa intervista, che hai consegnato anche oggetti sessuali. Ma non una volta, sempre. Addirittura Glovo ha un mercato talmente florido nell'ambito dell'intrattenimento sessuale che ha anche la partnership con un negozio di roba sessuale lì a Roma, Maximum Pleasure. Sì, ci abbiamo registrato una puntata. Lì c'hanno anche sono amici nostri, c'hanno la partnership. E spesso capita che vado a ritirare robettine. Per ora va forte, c'è una cosetta che è molto particolare, che se io fossi donna lo proverei. Succhia clitoride. Non proprio succhia clitoride. È un affarino che ti dà una doppia stimolazione vaginale e clitoridea, simulando il movimento del muscolo linguale maschile. Perché muovi il dito? Sì. Ma per fare capire? Certo. No, perché no, effettivamente è molto utile, perché lo raccontavo l'altra volta a Simona, purtroppo quando avevo spento la telecamera. Io, essendo una persona, che si annoia facilmente anche nel fare le cose più divertenti, a me mi è capitato di addormentarmi mentre facevo un ditalino. Cioè, ringrazio la ragazza con cui è successo, scusa, è stato un momento di una defaianza, ero molto stanco. Invece, quindi succede. Voi gliel'avete lasciato dentro. Ma chi lo sa, io mi sono addormentato, non so cosa è successo. Però la cosa interessante è che questa cosa può supplire a... Io mi sono... Perché sono venuto sono prima sbagliato, io, no? Sono arrivato con sta mano messa là sopra. No, perché dico, perché sono venuto prima io, no? E quindi, sai, dopo che uno viene si addormenta e... Voglio venire pure io. Vabbè, vieni pure tu. È vero, minchia, cioè, con tutto il bene, gioia mia, io ci ho provato. Guarda quanto sono generoso io. Io mi trattengo. Ma non sempre ci si vedi riesce. Quanto sono... Io mi trattengo. Allora, se io devo... allora, parte il rapporto sessuale, penetrazione, bello tutto. Sappiamo, ragazzi, l'uomo dopo tre minuti e mezzo già è muro... Squaggio. Già squaggio. È muro con muro ospedale. Allora io sai cosa faccio? Mi fermo, ovviamente parlando della parte... Mi vado a fare una sega al massimo. No. Allora. Dico, fermate qua, un minuto. Allora, che devi venire tu, no? Insieme un ciaggevamo, tu ci vai, tu hai bisogno di un'ora e mezza, io in 4 minuti sono a posto qui. Ed è lì che ti addormenti. E qui arriva in aiuto il macchinario, la tecnologia. Motivo per il quale, tornando ora alla domanda di Vassilli, sono arrivate più richieste di apparecchiature strane. Perché c'erano dei partner che si addormentavano. Sì, ma per lo più... C'è scritto causale, partner addormentato. Per lo più donne sole, quella che mi ha colpito di più era una studentessa universitaria di circa pure sulla ventina e rotti, alla quale io ho portato un bel fallone di quelli
E tu intanto cantavi studentessa universitaria, pigliatista pala. Vabbè, cosa così. Che mi nella tua stanzetta umida, chissà come mai, non minchia, era pioggia. Non era pioggia. Non era pioggia. Mi è venuta la bella idea di dirle, di farle una battuta, io le ho detto... Che ti piace, da maniaco sessuale proprio. No, le ho detto, di solito io dico buon appetito perché porto cibo, ma nel tuo caso devo dire buon divertimento. Questa mi guarda e mi face, se poi ci possiamo andare a divertire. Ah, minchia, abbordi tutte, le abbordi tutte. Il arancione quel giorno? No, è stato... No, ero... Era pure pacchione, ero pure pacchione! Come beh, hai questo savoir-faire che... No, tu sei arrivato con il tuo... Io ho la risposta a questo, okay. Che è successo? Che gli hai detto tu? No. È un uomo fedele. No, ma non sapevo se era adesso o quando... È stato... Forse fu durante il Covid. Ah, già. Minchia, erano così soli per il Covid, erano soli. Mischi, sette volte ne parlavamo. Qual è stato il momento in cui ti sei sentito più solo in tutta la tua vita? Il momento in cui mi sono sentito più solo in tutta la mia vita, in tutta la mia vita. Vabbè, quando è morto papà mi sono sentito solo, molto solo. Ma quando è successo? Papà è andato via nel 2016. Come si chiamava? Rosario. Ti manca Rosario? Ma certo. Come si fa a non mancare? Ti ha iniziato lui alla musica in qualche maniera? No, assolutamente. Ti ha incoraggiato? No, mio padre era una persona più molto... pragmatica, voleva che trovi un lavoro. Sì, era più bravo, sì, era più per... ha cercato tutto. Allora, diciamo che... Però cos'è che ti piaceva, che è irrinunciabile di tuo padre, che ti manca tutti i giorni ancora oggi? Che era un personaggio. Tu dici che io sono un personaggio, ma se qua oggi al posto mio ci fosse stato mio padre, ve ne sareste andati con le mutande pisciati tutti. Ma secondo ragazzi. Me l'allievo ha superato il maestro. Non lo so. Cioè, non conosco tuo padre, però secondo me tu sei sulla buona strada. Probabilmente, sì. Certo, lui non ha più avuto spunto di crescita. Se gli potessi mandare un messaggio, cosa gli diresti? Papà. Sto andando alla grande. Sto andando alla grande, come dicevi tu. Sì, questo gli direi. E poi basta, non avrei altro da dire. Tu sei arrivato qua col tuo zaino a lavoro. Appena finisci la nostra intervista, torni a lavorare. Allora, prima c'ho l'osteopata per il mal di schiena, e poi sì, in serata si lavora. In serata si torna al lavoro. Ma tu sai già prima cosa devi prendere, almeno, oppure... No, è tutto sul momento. Quindi sai che devi andare in quel locale, gli dai, hai un codice, lo comunichi al titolare del locale, basta, stop. Okay. Ultima domanda, tu vuoi dire qualcosa? Aspetta, voglio dire una cosa al volo, cioè, si ha questa fissazione nell'intrattenimento in generale, ma soprattutto nei nuovi media, che le persone interessanti siano quelle famose, cioè le persone che tu devi seguire, sono gli influencer, sono, non lo so, i cantanti, sono quelli che fanno film importantissimi. Eppure la cosa che io adoro di questo podcast è che ci dà l'opportunità intanto di conoscere le persone fantastiche, che tu magari su Facebook avrai 100 amici e 200 follower su Instagram, sto sparando. Cioè, eppure le storie migliori sono quelle che vengono dalle persone vere, perché il 90% di quelli che finisce in uno studio televisivo ti racconta sempre la stessa storia. Io soffrivo, non mi capiva nessuno, poi alla fine ho sfondato e ce l'ho fatta. E sti cazzi, porca puttana. Cioè tu ti sei rotto il culo molto di più di tante altre persone che magari hanno fatto successo e non sei qui a piangerti addosso, anzi, è ricominciato, sei ripartito. E sei felice anche nella tua vita normale, cioè si può vivere bene anche senza fare un lavoro, cioè hai la tua passione della musica che ricomincerai perché altrimenti Simona ti spacca la faccia, però anzi ha detto proprio che ti taglia la gola. Quando non sono le mani. Quando non sono le mani, però perché le mani giustamente. Però detto questo io sono contento di averti conosciuto di più perché ti ripeto siamo amici su Facebook da prima, non lo so come che siamo finiti ad essere amici, avremmo avuto amici in comune e quindi ti invito a venire più spesso da noi. Noi siamo qui a registrare, quindi puoi venire quando vuoi, vedi, c'è una bella atmosfera. Sì, mandami un messaggio quando registri. E soprattutto ti consiglio veramente di cominciare questa tua carriera individuale, perché secondo me tu sei una persona talmente bella che puoi coinvolgere un pubblico vastissimo.
Hai dei contenuti interessantissimi, sei una persona vera, non sei costruita. No. Guardi in faccia alla sfiga sorridendogli in faccia, quindi grande applauso per te. Gaetano, l'ultima domanda di Ego Riferiti è sempre la stessa. Se tu potessi incontrare i tuoi ego, i tuoi io, di quando avevi 10 anni e di quando ne avrai 70, contemporaneamente, cosa diresti loro? Allora, a quello di 10 anni, niente. Io direi a quello di 10 anni di mettersi accanto a quello di 70 e di prendere consigli da quello di 70. Semplicemente perché sono sicuro che, dico, sto facendo corna. Come dicevo prima, penso che più vivi e più impari. Se impari, non puoi fare altro che accumulare saggezza. Quindi che cosa gli potrei dire al bambinetto di 10 anni? Va bene che tu a 10 anni abbia questo livello di coscienza, perché hai 10 anni. Se vuoi sapere veramente come funziona la vita, vivitela, stop, basta. Ma senti, che cosa vorresti che ci fosse scritto nel tuo epitaffio? Ah, l'altra volta, aspetta. Ah, ce l'avevi programmato addirittura, anche a me è venuto adesso. Neanche essersi messo d'accordo. Io me lo sono scritto. Perché te lo sei sognato. No, glielo scritto. Questo è da aggiungere, scrivitela come... Io gliel'avevo scritto l'altra volta per gioco, a Chiara. No, ma mi fa morire da ridere che se l'è scritto veramente. Sì. Io pensavo che diceva, boh, che cazzo ne so, ce l'ho scritto. Dobbiamo trovare. Chi è Chiara, la tua compagna? Mia moglie. Ah, allora, ma da perché gli mandi le foto del cazzo a tua moglie? Lo conosce, dai. Vabbè, ogni tanto, sai come, poi rigirano, sai. Vabbè, come... dai, leggiamo. Sì, ma intanto, prima di leggerlo, com'è che siete arrivati a questa discussione, detto a voi? Perché ero a letto e stavo pensando... Hai detto, a domani non ci arrivo, segnati la frase. Vabbè, avevo avuto la febbre. Avevo la febbre. Non avevo dubbi. Minchia, è vero. Hai visto? Aveva la febbre, inevitabilmente gli uomini, sì. Sto morendo. Detto minchia, ma io quando muoio che cosa mi devo fare scrivere? Le solite frasi cretine, resterai nei nostri cuori, sono condito. No, allora io ho scritto. Mi epitaffio, infatti vedi qua c'è scritto questo voglio come epitaffio. Non devi fare per forza cose grandi per essere ricordato. Comportati bene e non fare soffrire mai nessuno. Io vivendo così sono morto più che felice. Mamma mia, un altro applauso chiederei, ragazzi. Ci vuole una bara di 3 metri, però va bene. Questo... Ma con cremato, no, io appena muoio, ragazzi, devo tornare alla natura, quindi cremato, e qui non ne si messo lì albero, un bell'albero, no, okay. No, una pesce di Martino, uccideremo l'albero, ok, abbiamo intervistato l'ego riferito Gaetano Santoro, io ringrazio Pablo Bienvenili per averci ospitato, il pubblico per essere stato qui. E Giuseppe Cardinale per avermi accompagnato nuovamente in questa avventura. Seguiteci su YouTube e su Spotify ogni giovedì alle 21 e seguiteci sui social per vedere la versione short con i reel. Mettete mi piace e ciao. Ciao! Yeah! Tutti quanti vogliono fare jazz, alleluia! Simon, ogni promessa è debito. Nel 1986, quando io avevo 2 anni, per la prima volta mettevo le mani su una tastiera e non so come riuscivo a suonare. Io ho mantenuto la mia promessa. C'è la mia tastiera. L'unica cosa che mi dispiace è non poterti fare sentire come suona solo per un malissimo problema tecnico. Mancano dei buoni altoparlanti. Motivo per il quale mi incuffio e suono. All'età di 2 anni suonavo e ho deciso di non abbandonarlo. Continuerò a mietere vittime, continuerò a portare avanti questa passione, anche perché ho scoperto che nel 2024 c'è qualcuno che analogamente a come facevo io nel 1986 riesce a suonare. Quindi ti dico che non solo continuerò a suonare per me, ma farò in modo che lui possa realizzare quello che non sono riuscito a realizzare io. Ti dirò di più, lo realizzeremo insieme. Però tu, Simone, facci ridere. Francesco. Ciao. Cosa hai da dire sulla tastiera? Veramente molto bello. Sono molto bravo a suonare molte cose. Appena sento qualcosa, io trovo nota e inizio a suonare. Nella stessa maniera in cui facevo. Per salutarti, Simone, ti faccio vedere questa gamba. Io sono Gaetano Santoro e sono un ego riferito. Il curcamin. Ma tua moglie lo sai che fa il cascamorto con le mine delle altre? No, mia moglie sa che sono un cazzone. Cioè, nel senso che ce l'hai telescopico, va bene. Ma figurati. Ora mi avete aiutato.